Perché di nuovo, cosa vuol dire natura? Natura è un sacco di cose diverse, ma quando tu ti immagini un campo di grano, di quelli della pubblicità, della pasta, per dire, no? Con l'agricoltore che passa, Certo. no? E sfiora le spighe, tipo il gladiatore. E tu pensi che quella cosa lì sia l'ideale di naturale, perché magari nello slogan te lo dicono, no? Non so, lo slogan non c'entra col grano, ma come natura crea, no? Si usava tantissimo, forse si usa ancora. In realtà quella situazione lì non è naturale. Ciao Beatrice, grazie, grazie di essere venuta al podcast. Ciao Daniele, e grazie di avermi invitata. Figurati, io stimo molto il tuo lavoro, ci siamo conosciuti quando abbiamo fatto, tutti e due ci siamo occupati a Xylella su giornali diversi, insomma una storia abbastanza, insomma, incredibile. Però tu in realtà sei una divulgatrice scientifica, a tutto tondo, è proprio il tuo mestiere, quindi ti occupi sempre di queste questioni. Hai scritto 3 libri, 2 da sola. Una cosa volevo chiederti proprio per iniziare, no? Io con la mia compagna siamo grandi consumatori di Quattro Ristoranti, il programma TV, non so se sei presente. Uno dei difetti, non tanto del format, ma poi di quello che succede nel programma per via dei partecipanti, è che a un certo punto c'è sempre un discorso sulla tradizione del cibo, no? C'è sempre qualcuno che dice: ma io sono più tradizionale di te, e l'altro dice: no, io sono più tradizionale di te, e non si capisce mai bene su cosa si basi in realtà questa tradizione, no? Cioè proprio è un contesto pop in cui si vede la debolezza poi di questo concetto, no? Di come poi diventi semplicemente anche alle volte un'arma da usare uno contro l'altro in questi contesti, ma anche più in altri. E tu ti sei occupata anche di questo, insomma, cos'è la tradizione del cibo? Bella domanda. Non, come dicevi tu, non esiste una definizione di tradizione, nel senso che così come non esiste una definizione di naturale, no? Ognuno c'ha la sua e ognuno pensa di essere più tradizionale o comunque di essere più dentro la tradizione, degli altri. È un'etichetta, che viene attribuita a certe preparazioni o a certi alimenti e che però non ha un riscontro diretto nella realtà. Noi Incontro Natura, visto che prima hai citato i libri, Incontro Natura, che è il libro che ho scritto con Dario Bressanini, a un certo punto intervistiamo, insomma, un sacco di personaggi del mondo del cibo e uno di questi, un agricoltore che abbiamo incontrato in una fiera, ha proprio detto: noi agricoltori vogliamo l'innovazione, mentre invece i consumatori cercano la tradizione. Cioè il consumatore, cioè tutti noi di fatto, vuole le cose sempre uguali, quelle che faceva la nonna, no? Il riso Carnaroli, la pasta Senatore Cappelli. Ci affezioniamo un po' a questi nomi che per noi sono simbolo di qualità, appunto, di tradizione, perché abbiamo sempre fatto così. L'agricoltore invece non vuole quella cosa lì, perché? Perché quella cosa lì vuol dire stare fermi con, non so, una varietà, per esempio, e quindi dover combattere un sacco per riuscire a coltivarla, facendo la guerra ai parassiti che saltano fuori, cercando comunque di avere una produzione che sia remunerativa, no? Da un punto di vista Certo. economico. E quindi quello che spesso succede è che vengono mantenuti fermi i nomi, quindi queste etichette, e poi però sotto le cose cambiano perché devono cambiare. Quindi c'è una sorta di, se vuoi, di chiamiamolo inganno, anche se non è un inganno, cioè un inganno perfettamente legale, per cui si mantiene la facciata della tradizione, anche se poi le cose dietro devono cambiare, perché altrimenti non, insomma, non si riesce a produrre. Ma senti, Quindi è. scusami, e dal punto di vista agronomico, quindi per estensione oggi anche scientifico, quali sono i motivi per cui appunto in realtà l'agricoltura deve evolvere, deve cambiare e non si può produrre sempre lo stesso cibo, diciamo?
Perché l'agricoltura è innaturale e quindi è una guerra principalmente contro i parassiti, contro le avversità. Noi coltiviamo varietà, parlando di vegetali, ma si può fare lo stesso discorso per gli animali allevati, che non sono adattate alla natura, non sono selvatiche, no? Tu prendi il cespo di insalata che ti mangi a casa, quello che compri direttamente nella busta, quello non ti cresce in un bosco, cresce perché lo fai crescere in un ambiente super protetto. La stessa cosa vale per il grano, vale per il mais, vale per, non so, le mucche, i polli, eccetera. Sono stati modificati geneticamente in maniera pesante, per riuscire ad ottenere certe caratteristiche che piacciono a noi, che li dobbiamo mangiare, però quelle caratteristiche lì li rendono meno capaci di sopravvivere in un ambiente ostile. E quindi il lavoro dell'agricoltore o dell'allevatore è un lavoro di protezione di queste piante, di questi animali dai parassiti. I parassiti, però, a differenza delle nostre piante che sono lì protette, loro devono modificarsi, loro cambiano in continuazione. Per cui nel momento in cui noi troviamo, che ne so, il diserbante di un certo tipo oppure la varietà che sopravvive in certe condizioni, l'anno dopo ti salta fuori il nuovo parassita o appunto un qualcosa che mette a rischio la tua coltivazione. E quindi quando non hai più armi chimiche, non hai più armi fisiche per cui non riesci più a proteggere, devi andare di genetica, e quindi genetica vuol dire modificare le varietà. Per cui noi ci immaginiamo che appunto il riso sia sempre lo stesso o il grano sia sempre lo stesso, ma in realtà cambiano di anno in anno, anche più volte l'anno a volte. Ecco, vedi, tu alla fine stai raccontando la natura per com'è, che è molto diversa da questa Arcadia pacificata, no? Che è diventato un racconto di marketing molto diffuso, in cui insomma tutto c'è solo armonia e bontà, diciamo. In realtà l'armonia in natura esiste, ma è un'armonia, diciamo così, quasi violenta, cioè è un'armonia evolutiva in cui tutti lottano per sopravvivere, compresi i parassiti. E quindi Assolutamente. da lì, diciamo, nasce questa dinamica. Quindi in realtà c'è proprio un errore iniziale sul concetto di natura, forse. Ma sì, perché di nuovo, cosa vuol dire natura? Natura è un sacco di cose diverse, ma quando tu ti immagini un campo di grano, di quelli della pubblicità, della pasta, per dire, no? Con l'agricoltore che passa, Certo. no? E sfiora le spighe, tipo il gladiatore. E tu pensi che quella cosa lì sia l'ideale di naturale, perché magari nello slogan te lo dicono, no? Non so, lo slogan non c'entra col grano, ma come natura crea, no? Si usava tantissimo, forse si usa ancora. In realtà quella situazione lì non è naturale. Perché? Perché tu hai piante che magari sono tutti cloni e quindi sono tutte uguali l'una all'altra, sono tutte appunto della stessa varietà, non c'è biodiversità in quel campo lì, perché tu hai una monocultura, e quindi cerchi magari, non so, dai diserbanti per cui uccidi le erbacce, dai pesticidi e quindi uccidi, non so, gli insetti che vanno a mangiarti la tua spiga. Tu stai creando una situazione artificiale che ti sembra naturale perché poi è bella da vedere, ed è bello appunto avere questi campi, no? Con le colline piene di campi di grano dorati al tramonto, però non è naturale quella cosa lì. O meglio, è naturale se tu pensi che tutto ciò che facciamo noi esseri umani, che siamo dentro la Certo. natura, sia naturale, però a quel punto è naturale anche, non so, i grattacieli di New York, no? Che sono anche lì, sono delle costruzioni fatte dagli esseri umani. E insomma, è un concetto, come dire, difficile anche lì da definire. E di nuovo, ognuno ha la sua definizione di naturale, ognuno mette il paletto di naturale a un certo punto e dice, boh, da qui in là è artificiale. No, anche perché in un tuo libro ho trovato questo termine che ti devo dire la verità, non conoscevo, ho trovato molto interessante, che è chemofobia, può essere? Lo sto dicendo giusto. Che è appunto questa fobia della chimica.
come la somma artificialità, come appunto quasi una porta verso dei cambiamenti che distruggono la vita sulla Terra. Ma in effetti la vita è regolata dalla chimica, no? Eh sì, solo che quando si parla di chimica nel linguaggio comune, insomma anche nelle discussioni che si fanno, non si pensa alla chimica che è tutto quello che ci circonda è fatto di molecole, di atomi, no? E di forze che li tengono assieme. Quando si parla di chimica si parla di pesticidi, si parla di prodotti chimici, quindi di quelle cose che vengono fuori dall'industria petrolifera oppure dalle varie industrie appunto che vanno a produrre so, vernici, diserbanti e altre, non so, la plastica, ecco. Quando uno dice chimica pensa a quelle cose lì e quelle cose lì nella storia ci hanno dato chiaramente un sacco di vantaggi, ma hanno anche avuto un sacco di problemi. Ci sono stati incidenti, ci sono state delle situazioni che hanno contribuito a colorare quella parola lì che è chimica di appunto tinte no, non proprio, no, non proprio sempre rose. Per cui adesso parlare di chimica significa parlare di quella cosa lì. Poi io sono una di quelle che tutte le volte dice sì, va bene, ma tutto è chimica, però mi rendo conto che è inutile dirlo, nel senso che è un'obiezione che mi fa bene perché lo devo fare perché altrimenti mi sento male se uno mi dice vabbè, ma io voglio cosmetici che non contengano sostanze chimiche e dice quindi non ce li Non hai, perché non esatto. esistono, no? Esatto. Perché tutto è chimica, però mi rendo conto che è un'obiezione da maestrina che ha fatto il liceo scientifico, cioè, ma non è un'obiezione che arriva, perché a quel punto ti dice sì, va bene, ma io non voglio le schifezze. Beh, ma sì, però fino a un certo punto, perché poi una delle cose che attraversano questo libro, come poi anche gli altri tuoi due libri, è c'è questa tensione nei confronti del mantenere una logica nella vita, nel senso che, ad esempio, adesso stavamo parlando della lotta in agricoltura per avere sempre dei prodotti che poi possiamo mangiare, e voi affrontate il tema dell'OGM, no? Questo mostro che molti temono, eccetera, ma che di fatto è ampiamente già fra noi, solo che indirettamente, cioè gli animali mangiano mangimi prodotti con OGM, però all'estero, però animali in Italia, No, no, oppure ah, semplicemente. gli animali in Italia mangiano Sì. Sì, no, dico, gli animali in Italia mangiano mangime, però fatto all'estero, diciamo, OGM. certo. E poi l'altra questione è che molte delle specie coltivate invece anche in Italia sono in realtà comunque frutto della selezione genetica umana, però ottenuta per tecniche diverse. Sì, infatti il nostro libro voleva essere un racconto sugli OGM quasi senza nominarli. Se tu vai a vedere, a pesare la parte dedicata proprio agli OGM rispetto al totale è veramente minima, sono non tantissime pagine. E l'abbiamo fatto apposta, insomma, volevamo far capire come quello degli OGM sia uno dei tanti tasselli in una storia che è lunga davvero 10.000 anni, cioè è lunga quanto l'agricoltura. E come dicevi tu, è una storia fatta di modifiche genetiche, anche pesanti, anche più pesanti di quelle che si fanno con le tecniche, dico moderne, anche se gli OGM sono tutto meno che moderni ormai, perché insomma hanno qualche decennio anche loro, però appunto sono tecniche. In questi 10.000 anni noi abbiamo modificato piante e animali in maniera appunto pesante, completamente trasformandoli. Noi nel libro parliamo di come erano, non so, le proto-carote o le proto, il Mi proto-pomodoro, racconti questa cosa delle protocarote perché è molto o le interessante. proto-melanzane, che erano delle cose che oggi definiremmo immangiabili. Se le trovassimo oggi al supermercato non le comprerebbe nessuno, ma le abbiamo modificate pesantemente. Nel caso delle carote,
è stato cambiato il colore, cioè per noi la carota è arancione, è sempre stata arancione, tutti noi hanno ricordi di carote arancioni, ma la carota naturale, possiamo dire così, Arcaica. era scura, era quasi nera, un viola intenso, oppure bianca, insomma c'erano due tipi di carote, bianca oppure nera, diciamo, Come si è viola. ottenuta quell'arancione? Si è ottenuta per una mutazione spontanea, dovuta all'effetto probabilmente dei raggi cosmici, insomma le mutazioni avvengono in continuazione e questa mutazione ha modificato la catena metabolica che produce un certo tipo di colore, appunto il viola, e l'ha virato verso l'arancione. Lì l'intervento nostro degli esseri umani, quindi degli agricoltori, è stato quello di capire che quel colore strano, immaginati oggi di, insomma, andare nell'orto e vedere, non so, un cespo di insalata viola, ti spaventi, no? In mezzo a tutti gli altri verdi. Gli agricoltori, questa cosa è successa nel 1600 più o meno, dalle parti dell'Olanda, questi agricoltori che hanno trovato questa carota arancione hanno provato a riseminarla e a vedere che cosa ne veniva fuori. E alla fine questo colore che, boh, poi lì ci sono varie leggende sul fatto che fosse in Olanda, fosse arancione, c'erano gli orange all'epoca, però insomma qui si va un po' più nella Omaggio ai reali, quindi diciamo. storia, diciamo, bisognerebbe sentire Buon Barbero che cosa ne pensa, probabilmente non è d'accordo, perché ovviamente poi nascono anche un sacco di leggende intorno a questa cosa, però c'era un vantaggio economico nell'avere carote arancioni rispetto a quelle viola, ed è che quelle arancioni non macchiano, mentre quelle viola Ok. hanno questo succo viola che, non so, se fai un brodo ti viene un brodo Viola. brutto, insomma, Sì. quasi così, magari viola ti viene un nero brutto, Ok. e quindi alla fine il colore arancione ha vinto sul viola e le carote viola sono sparite fino agli ultimi anni, quando poi è diventata una roba un po' da fighetti, no? Provare gli ortaggi con colori strani. Quella era una mutazione spontanea, cioè non è stata indotta da esseri umani con tecniche di un certo tipo, però l'intervento umano c'è stato perché è stato un intervento di selezione e poi di espansione e anche di annullamento, comunque eliminazione di quella che era la Carota. carota naturale, se vuoi. E invece il grano? Ah beh, no, il grano è una storia anche lì, una telenovela. Noi nel libro la raccontiamo un po' come se fosse un posto al sole, perché è una storia di incroci fra piante che appartengono a famiglie diverse, quindi mo molto molto distanti da un punto di vista evolutivo, che si sono incrociate più volte, quindi un'erba con un farro, poi a loro volta si sono incrociate internamente. Il risultato che ne è venuto fuori è una pianta, prima il grano duro, poi da ulteriori incroci e incesti vari è venuto fuori anche il grano tenero, che è nel libro lo definiamo un mostro genetico perché ha 6 volte i cromosomi dei suoi progenitori, cioè è come se appunto nascesse un bambino con 6 volte il numero di cromosomi che abbiamo noi, cioè sono 6 per 4, 200, E 200. ottenuto come questo? Anche quello è stato questi incroci sono avvenuti abbastanza in maniera spontanea, perché inizialmente proprio davvero spontaneamente, poi in un campo dove si coltivava farro, probabilmente vicino c'erano delle erbacce e lì c'è stato un incrocio, ma di nuovo è intervenuto l'agricoltore a individuare la pianta che evidentemente era diversa dalle altre, ma aveva dei chicchi che gli sembravano interessanti, li ha presi, li ha riseminati e alla fine ha prodotto questa pianta che, a differenza di altre che sono state domesticate a partire da piante selvatiche, questa pianta qui, il grano tenero, non esiste in natura in forma selvatica. Cioè è una pianta come se fosse stata creata dal nulla, no? Sì. Creata in laboratorio, ma è stata creata ovviamente non in laboratorio, ma in un campo.
E questa cosa qui ha un sacco di conseguenze, perché il fatto che non ci siano delle varianti selvatiche, per esempio, espone queste piante qui sono più vulnerabili e quindi hanno meno protezione nei confronti dei parassiti ed è anche più difficile Perché, andare. scusami? Perché le piante selvatiche insegnano a stare al mondo a quelle. No, sto Sì. scherzando ovviamente, ma come mai? Tendenzialmente più sveglie, nel Ah, senso ok. che sono abituate a cavarsela da sole, no? Ok. E quindi hanno a livello proprio genetico delle protezioni di un certo tipo. Queste protezioni delle piante selvatiche vengono spesso usate per fare degli incroci, per esempio, con le piante coltivate e cercare di passare lo scudo alla pianta coltivata. Si fa. Per esempio, per le mele, per la frutta in generale, di andare a prendere l'equivalente selvatico per cercare di passare questa specie di scudo. Quando tu non hai un equivalente selvatico, non puoi farlo, e quindi devi andare a lavorare con tecniche nuove, perché non puoi fare l'incrocio, no? Devi inventarti un qualcosa di diverso. Per cui nel libro. Noi andiamo avanti in maniera un po' cronologica, no? Cercando di raccontare quali sono state tutte le modificazioni genetiche che gli esseri umani hanno apportato o hanno selezionato nel corso della storia e prima di arrivare a quelle volontarie, cioè quelle con le radiazioni nucleari, dove appunto si è andati proprio fisicamente a modificare la struttura del DNA. Che però, scusami, queste oggi non sono considerate comunemente OGM, sono. Quelle rientrano nella definizione di naturale, probabilmente. Ok. Di piante No, perché questa è naturali. una delle cose che colpiscono molto del libro, perché poi ti ritrovi a dover bombardare dei semi di raggi e poi sperare che venga la mutazione che potrai utilizzare, invece che fare direttamente la mutazione che ti serve. E in un attimo, invece, magari ci sono casi che raccontate nel libro che hanno preso 15 anni. Mi sembra cos'era sul frumento. Era quello dei 15 anni era sul Sul riso, riso, sì. lì le mutazioni non sono state ottenute con radiazioni nucleari, ma con sostanze chimiche, mutagene, che quindi inducono mutazioni nel DNA. E questo ricercatore americano che voleva ottenere un riso che fosse in grado di resistere a un diserbante, che sembra una cosa appunto controsenso, però in realtà ha un senso proprio pratico perché il riso, come tu ben sai, cresce nell'acqua e quindi è una situazione favorevole alla crescita anche un po' della qualunque, tutte le erbacce possibili e immaginabili. Quindi storicamente queste erbacce venivano strappate a mano dalle mondine. Mondine. La mia nonna faceva la mondina, ha passato tutta la sua giovinezza a strappare erbacce. E le mondine erano un sistema molto efficiente perché? Perché erano in grado di distinguere la Certo. pianta di riso dall'erbaccia, anche dal riso selvatico che cresce ovviamente insieme al riso vero, al riso commerciale, diciamo. Nel momento in cui si vuole fare a meno delle mondine, per questioni anche sociali, no? Certo. Etiche, eccetera, bisogna ricorrere a un sostituto. I sostituti sono i diserbanti. Questi diserbanti però non sono intelligenti come le mondine e quindi ti uccidono le erbacce, ma ti uccidono anche il riso. Per cui questo ricercatore americano, di cui non mi ricordo il nome, ma c'è scritto nel libro, voleva trovare una pianta di riso in grado di resistere al diserbante. Così nel momento in cui tu butti il diserbante, tutto muore, ma il tuo riso continua a crescere. E lui, nello studio che poi ha pubblicato dopo più di 15 anni di lavoro, ha detto: io questa cosa la potevo fare con la biologia molecolare, quindi quello che oggi considereremmo OGM. Ma se io l'avessi fatto così, poi la mia pianta, insomma, la mia varietà non si sarebbe potuta coltivare in moltissimi paesi.
in Europa, insomma, in Italia, dove produciamo, siamo tra i principali, ah, c'è un gatto, tra i principali Sì, ce ne sono produttori. due in realtà. Adesso cercherà di uscire, ma la porta è bloccata. E quindi lì non, appunto non si potrebbe coltivare. Per cui lui che cosa ha fatto? Ha provato a ottenere una mutazione dentro alle piantine di riso usando delle sostanze che vanno a indurre mutazioni. Quindi lui per 15 anni ha spruzzato queste sostanze chimiche su piantine di riso, queste le ha mutate e poi le ha fatte crescere, spruzzava il diserbante e moriva tutto. Questo 15 anni. Dopo 15 anni una piantina, una, è sopravvissuta e lì ha capito di aver trovato la mutazione giusta. Capisci che però tu hai 15 anni per ottenere una cosa che tu avresti potuto ottenere, non dico in 3 giorni, però Sì. No, magari in un anno di lavoro, no? è grottesca la storia, ma è come se cambiando totalmente contesto, è come se, sai, quegli stati che fanno gli omicidi di capi di Stato altrui, invece che organizzare una cosa con i servizi segreti per uccidere una persona, bombardassero una città. Adesso l'esempio torna fino a un certo punto, però la cosa che colpisce è come la narrazione qua sia centrale, no? Cioè, non c'è nessun motivo reale per considerare questa cosa più naturale che non l'editing genetico. Però semplicemente nella storia della cosa, di questo tipo di pratiche, una è venuta prima, è stata sdoganata, l'altra è venuta dopo, e quindi quella dopo non va bene, no? E il vostro libro è pieno di esempi del genere, e ti fa riflettere proprio sulla centralità del racconto. Tu prima dicevi gli OGM non li abbiamo usati tanto, cioè ne abbiamo nominati tanto nel libro, ma se non come uno dei tanti strumenti, no? Che poi è esattamente la tecnica che dite anche di aver usato a un certo punto in un festival, no? Quando dovete sostenere la cosa, l'utilizzabilità degli OGM, dicendo: l'errore che hanno fatto molte multinazionali è stato proporli come una soluzione per tutti i problemi, e questo ha portato gli OGM a essere percepiti come qualcosa di sovrannaturale, e quindi l'hanno portato un po' nel campo dei Frankenstein, un po'. Io ho pensato, quando ho letto questa cosa, alla categoria dell'Unheimlich freudiano, che in tedesco significa non a casa, a casa nel senso di proprio di focolare, ma anche di unità familiare, di momento dell'intimità, no? Quindi quella cosa che non è veramente diversa, ma è quel tanto di diverso che diventa più inquietante che non il diverso diverso. Cioè, è un Esatto. po' come gli automi, no? Perché quel senso di inquietudine che proviamo di fronte agli automi, perché? Perché soprattutto quelli antropomorfi sono molto simili a noi, ma non sono noi. Mentre invece non proviamo quel tipo di fastidio o comunque di timore nei confronti di una gru. Perché, cioè, però alla fine stiamo sempre parlando di mezzi meccanici che servono a fare cose. Probabilmente le OGM rientrano un po' in questa categoria, cioè sono piante tutte per tutto uguali alle altre, ma modificate un po', e quel tanto che serve, e sono state un po' dipinte appunto come piante con delle caratteristiche soprannaturali. Assolutamente sì, infatti noi nel libro facciamo un paragone, noi siamo molto nazional popolari come approccio, quindi insomma abbiamo degli agganci culturali non altissimi nel senso di alta cultura, ma noi attingiamo in quel caso nel mondo dei fumetti, perché soprattutto Dario è un appassionato di fumetti, ma di quelli della Marvel, dei supereroi, e in realtà però i fumetti, così come la letteratura, insomma, cercano sempre, no, di raccontare un Beh, po' ma quello scusami, che se ti succede. interrompo, ma scherzi, ma guarda che i fumetti americani, o comunque in generale le grandi narrazioni hollywoodiane, cioè dal punto di vista archetipale, sono cose Esatto. super studiate e raffinatissime. Poi dopo che siano pop, questo in Sì, no. sé non vuol dire niente, cioè una cosa può essere fatta benissimo ed essere pop. Esatto, ma infatti io ne vado fiera di questa cosa, però noi cerchiamo di trovare gli equivalenti nei fumetti per ogni mutazione, ogni tecnica, no, che è stata usata, per cui c'è il periodo degli alieni, quindi i mutanti come le carote di prima che arrivano un po' così, no, come se arrivassero dallo spazio, pum, te li trovi lì e quindi, non so, Superman per dare un'idea, c'è il periodo dei mutanti indotti.
quindi quelli mutati con le radiazioni nucleari oppure con la chimica, e quelli sono, non so, l'uomo ragno, Hulk, quindi Sì. questi che hanno acquisito i loro poteri in seguito a un incidente nucleare, perché tutti questi hanno avuto i loro poteri in seguito, era quel periodo lì, il periodo della paura, no, delle radiazioni, eccetera. Gli OGM sono in realtà gli X-Men dell'agricoltura. Perché? Perché loro nascono già con la mutazione, non l'acquisiscono dopo, e nascono quindi con questo potere intrinseco che però li rende diversi dagli altri. Tu appunto conosci un po' la storia degli X-Men, loro sono un po' sfigati come supereroi, perché salvano comunque il mondo, no? Ti difendono dai supercriminali e tutto, però sono visti dalla popolazione con diffidenza. Sono rinchiusi, no? In questi centri, le persone non li accolgono come accolgono appunto l'Uomo Ragno o Hulk, no? Che invece sono sempre visti come i salvatori, no? Gli X-Men sono appunto un po' dei reietti, e gli OGM sono un po' così, cioè sono nati con una sorta di peccato originale, perché hanno ottenuto la loro mutazione in maniera voluta e in laboratorio, e quindi li guardiamo con un po' di diffidenza, anche se poi sono supereroi come gli altri, no? E per cui capire questa cosa qui, cioè che sono supereroi come sono piante, come le altre, ma hanno questa caratteristica che li rende diversi, ti permette anche di comprendere il perché, per esempio, di una certa diffidenza, o provare appunto a raccontare le cose non come si è sempre fatto. Noi abbiamo scritto il libro con quella supponenza tipica un po' degli insicuri, no? Che dici, ma no, ma noi vogliamo raccontare la storia degli OGM non come si è sempre raccontata, con una storia di grandi conquiste, no? Di sono stati fatti per andare a risolvere il problema della fame nel mondo, o magari raccontando nel dettaglio la parte molecolare, no? Il DNA, le forbici molecolari che tagliano, incollano, tutte queste cose qui che sono super interessanti se sei una biotecnologa come me, ma che contribuiscono a rendere quella cosa lì un po', come dicevi tu, un po' sovrannaturale, no? Un po' magia, un po' fuori da quello che è l'immaginario dell'agricoltura. E quindi noi nel libro abbiamo raccontato sia tutta la parte tecnica delle altre tecniche che non si conoscono, e quindi capire che quando tu ti mangi la pasta ti stai mangiando un qualcosa che è stato ottenuto per mutazione con radiazioni nucleari, per trasferimenti di nuclei, cioè cose anche molto sofisticate. E poi però, per quanto riguarda gli OGM, anche far vedere la loro normalità, cioè quindi in che modo possono essere uguali alle altre piante, quali sono le cose che li rendono normali, tra virgolette, no? E quindi non tanto speciali come rispetto alle altre piante, ma appunto un pezzo di una storia normale di lotta contro la natura. Infatti il libro si chiama Contro Sì. Sì, Natura perché quella roba lì è una lotta contro la natura. anche se poi in realtà, ecco, cioè io il titolo mi sembrava più una cosa invece contro le tecniche, la scienza nella. Poi c'è un sottotitolo che spiega, però insomma è abbastanza furbesco, Vabbè, dal punto di vista editoriale furbesco. ambiguo. Ma vabbè, comunque ha funzionato, credo, perché è un libro che è andato molto bene, quindi avete fatto bene così. Mi è venuto in mente leggendo la faccenda, quella storiella che raccontava Beppe Grillo, perché poi lui spesso torna quando ci sono delle cose sbagliate in questo paese, che raccontava negli anni 80, 90, non mi ricordo, nei suoi spettacoli cos'era, dell'OGM, mezzo pesce, mezzo Ah, fragola, non mi ricordo. Tra sì. l'altro, prima ho fatto una ricerca, prima di chiamarti, e non sono riuscito a trovarla su YouTube, cosa che ho trovato significativa perché era una cosa che ha avuto un impatto notevole, cioè era diventato, cioè una cosa di cui si era parlato molto, un argomento di conversazione molti anni fa. E però quello fu anche un elemento, forse, al di là del racconto di Grillo fu molto popolare, ma poi anche il fatto che per un certo periodo questo tipo di modificazioni dovevano essere fatte a partire da un gene esterno, no? Sì, beh, ancora Ancora oggi. adesso.
In realtà, beh, per un biologo, un biotecnologo, un gene, cioè quindi Certo. non è che ti interessa tanto da dove arriva, è una sequenza di basi e quindi quella roba lì è, per cui non ci si è tanto posti il problema di dove andavi a prenderlo, però questa cosa qui invece nell'immaginario collettivo porta a quell'idea di Frankenstein, no? Di Frankenfood di cui parlavi tu all'inizio, e Grillo, io l'ho visto tra l'altro recentemente, beh, forse non così recentemente, però ho un ricordo di quella gag, che effettivamente faceva molto ridere, poi fa anche arrabbiare, però funzionava, no? Perché lui raccontava di questi ricercatori che prendevano un pomodoro, mi sembra che fosse, e lo mescolavano, lo facevano accoppiare con un merluzzo, ovviamente era cercando di raccontare tutta la storia di questo accoppiamento tra il merluzzo e il pomodoro, e veniva fuori un pomodoro che aveva i geni del pesce. E però la cosa scorretta, perché fin qui faceva ridere, la cosa scorretta che ha fatto Grillo in quella situazione lì è stata quella di dire, se non che a un certo punto 40 persone, un numero a caso, 40 persone che erano allergiche al pesce, hanno mangiato il pomodoro e sono morte. L'ha buttata lì così, no? Ora, Manco stato male, proprio morte. Ma non me la sì. ricordavo questa. Quando tu racconti questa cosa e però ci aggiungi quel pezzo lì che non è più la barzelletta, la cosa scema, ma diventa un'informazione che tu dai, un'informazione che non esiste perché non sta da nessuna parte, però sembra un'informazione veritiera. Allora, quella cosa lì l'ha fatta lui, però insomma, quello era il periodo in cui alcuni supermercati, penso alla Coop, no? Facevano le campagne, no, OGM, dove ti mettevano la fragola con la lisca di pesce. Greenpeace spingeva molto anche lì su questa cosa, c'era il pomodoro con dentro addirittura un feto disegnato, cioè rappresentato dentro, per dar l'idea che erano veramente cose fuori da ogni logica naturale e etica possibile e immaginabile. E quindi tutte queste cose qui, oppure noi nel libro raccontiamo delle campagne che ha fatto Greenpeace di distruzione dei vari campi, sia quelli coltivati quando ancora si poteva, sia quelli sperimentali nell'università. Il fatto che i volontari non so come si chiamano, i warriors, insomma, i guerrieri Non so neanche di Greenpeace andassero nei campi con le io. tute, quelle da decontaminazioni, Sì, tutte queste del tutto inutili, peraltro, quel Esatto, contesto. con la maschera antigas, cioè lo facevano per dare l'idea che stavano andando in un campo di roba pericolosissima, Sì, per cui grande quello stunt pubblicitario quello. esatto, no? Per cui quello che la persona a casa vede non è questi che vanno a distruggere un campo di grano, vede questi che vanno lì ed è talmente pericoloso che si devono bardare in quel modo, no? Per cui Certo. tutte queste cose qui, con dall'altra parte, come dicevi tu, la parte invece più spinta dalle aziende, le multinazionali che lavoravano su queste cose, che invece puntavano molto sul magnificare, no? Le grandi doti degli OGM, anche lì facendo molta leva su quanto fossero speciali, su quanto fossero qualcosa di mai visto prima, su quanto fosse possibile andare a modificare il DNA come non si era mai fatto prima. Alla fine tutta questa roba qui, con il fatto di avergli dato un nome, perché tu sai che esistono gli OGM, ma le piante modificate con le radiazioni nucleari, come le chiami? Non hanno un nome, no? Sono piante, no? Tutto il resto è pianta, mentre gli OGM sono OGM. Quindi quando tu unisci questo immaginario qui, il fatto che gli hai dato un nome, per forza poi hai una situazione in cui le persone li vedono come qualcosa di innaturale, no? Di diverso da tutto. Sai qual è l'altro elemento della narrazione? Poi è appunto le multinazionali, nello specifico la Monsanto, no? Questo cattivone che per fare soldi distrugge la natura. La cosa che a me ha dato da più fastidio di tutto in questa storia è
come in Italia questo abbia bloccato, ma non solo in Italia, penso in Europa, ma insomma in senso ampio, gli unici che oggi possono permettersi di fare ricerca su queste cose o di fare quei tentativi appunto con i raggi, insomma, procedere con queste procedure lente, lunghe e che sarebbero inutili in questo momento, sono effettivamente le multinazionali, mentre, o quasi solo le multinazionali, mentre invece l'università pubblica, l'accademia, eccetera, che avrebbe potuto creare e in parte aveva già creato soluzioni condivise, non private, eccetera, per l'agricoltura, quindi creare anche ricchezza per il paese in una maniera più sostenibile, sono rimaste vittime di questa situazione, per assurdo. Questa è una roba che io trovo veramente quasi, cioè, intollerabile e anche paradossale, no? Perché poi, appunto, l'altro grande argomento è questo: questi per fare i soldi vogliono fare OGM, eccetera, e non sapendo che uno dei grandi risultati di questo movimento è stato mettere fuori mercato sostanzialmente la ricerca pubblica. Sì, infatti alla fine hanno fatto un favore alle multinazionali perché tu vuoi combattere il sistema e però poi quelli che davvero ne hanno pagato le conseguenze sono stati i nostri ricercatori. Sia sul piano personale, sia poi su quello ovviamente dei progetti, ma anche noi, nel senso che la ricerca pubblica, soprattutto in campo agronomico, collabora direttamente con gli agricoltori, ci sono i vivai delle università, no? Che forniscono piante, che magari mettono a punto delle varietà sulla base di un dialogo che hanno con gli agricoltori. Questa cosa si può fare per tutto meno che per gli OGM e quindi l'agricoltore si deve per forza, non ha alternative, l'agricoltore vuole coltivare quel tipo di piante, non ha alternative e deve andare dall'azienda di turno. Quindi tutta questa cosa che è nata come aiutiamo i contadini, perché poi non sono mai agricoltori, sono sempre i contadini, aiutiamo i contadini, no? E liberiamoli dal giogo delle multinazionali, alla fine di fatto li ha resi ancora più dipendenti di prima. Noi nel libro abbiamo intervistato un po' di ricercatori che hanno lavorato sugli OGM ed erano prima del 2000, insomma, quando poi è iniziato il declino di questo tipo di ricerca. Erano 300 gruppi in Italia che facevano ricerca su piante, tra l'altro piante nostre, piante della tradizione, per tornare al discorso iniziale, quindi non la soia o appunto quelle che vengono chiamate commodities, no? Ma le varietà di interesse nostro, il vino, il riso, c'era chi lavorava sulle fragole, sugli ulivi, sui pioppi, eccetera, e lavoravano per risolvere problemi locali, quindi problemi dell'agricoltura. Del nostro paese. Ma infatti la prima volta in cui io ho capito, ho scoperto che questa cosa si poteva fare non solo attraverso le multinazionali, fu quando si sarebbe potuta fare, lavorando appunto su Xylella, parlando con un decano del CNR lì a Bari, che non era coinvolto in tutta la faccenda, perché appunto ormai era in pensione praticamente. Cioè, ma noi potremmo tranquillamente fare un ulivo pubblico con le varietà salentine che adesso spariranno, solo resistente, perché poi lì la vicenda è questa, molto brevemente: la malattia ormai è diffusa in maniera endemica, non solo in Salento più, ma in buona parte della Puglia, e questo significa in ogni caso perdere tutti i millenari, che è un patrimonio incredibile, ma poi anche proprio le varietà che non sono per niente resistenti. Lì basterebbe un ulivo esattamente con quello di prima, solo dove tu inserisci il gene della tolleranza, cioè sì, al Sì. batterio, avresti risolto il problema. Problema enorme, Che però non però se ne può neanche parlare di questa no, cosa. non se ne può parlare e anzi credo che ti lincino Sì. se provi a farlo. Tra l'altro gli ulivi sono stati una delle immagini, almeno io all'epoca studiavo biotecnologie, forse mi ero appena laureata, insomma, quindi una biotecnologa in erba e mi ricordo di questa scena delle ruspe che andavano a sradicare gli ulivi di Edo Ruggini, no, all'Università della Tuscia ed erano ulivi che lui stava insomma trattando per renderli, forse erano già OGM. E
tutti questi ricercatori che lavoravano su appunto piante di interesse nostro, nazionale, si sono visti distruggere, ma proprio fisicamente, 20 anni di ricerche. Alcuni non ne sono mai usciti da questa storia, cioè ci sono anche dei drammi umani dietro a Certo, questa storia certo. qui. Ti Perché immagini che dovete. vedete distrutto 20 anni di lavoro per una motivazione meramente oscurantista alla fine. Adesso è un trauma di quelli da cui non ti riprendi più. Non ti riprendi, per cui è veramente una storia brutta. E quando noi nel libro abbiamo intervistato alcuni di questi, tutti ci dicevano: vabbè, ormai questa cosa ormai è andata, cioè c'è poco da fare, non ci speriamo più, no? Che sia possibile riabilitare gli OGM, perché ormai è troppo compromessa la situazione, però speriamo che per il futuro, cioè quindi tutto quello che è l'editing. Che è il passo successivo, no? Nella storia delle modifiche genetiche in agricoltura. Speriamo che almeno lì, insomma, le cose cambino, no? Che non sia più come è stato, che i nostri eredi non debbano vivere quello che abbiamo vissuto Ma noi, voi che. raccontate anche, scusami, la storia delle mele, che sono una coltivazione molto soggetta ai trattamenti, no? Forse quella ampiamente diffusa in Italia che subisce più trattamenti. E si era arrivati, mi sembra, all'Università di Bologna, se sono Sì. correttamente, appunto, al melo che non aveva bisogno di questi trattamenti, o ne aveva bisogno Sì, molto di no, meno. avevano azzerato perché hanno fatto quella cosa di andare a beccare in un melo selvatico il gene per la resistenza a questo fungo che provoca questa malattia che si chiama ticchiolatura, che quindi fa questi macchioline marroni sulla buccia, per cui è una cosa che non ti va a rovinare la mela, ma te la rovina da un punto di vista commerciale perché le persone non la comprano. E quindi per contrastare questo fungo, normalmente, anche adesso, dove si coltivano mele, quindi Trentino e da quelle parti, vanno giù di anticrittogamici, cioè quindi pesticidi che attaccano i funghi. I trattamenti con anticrittogamici vanno fatti quando il clima è secco, insomma, se piove devi ridarlo. Per cui noi nell'anno in cui abbiamo scritto il libro, adesso non vorrei dire un numero sbagliato, ma ci avevano detto che avevano fatto qualcosa tipo 30 trattamenti No, ma umani. io sono originario di Bolzano, vivo a Roma, ma io sapevo sì, fra 20 e 30 trattamenti l'anno, seconda più o meno. Esatto, Quindi e questa un cosa. numero enorme fondamentalmente. Assolutamente, questa cosa non ha tanto un impatto su chi poi si mangia la mela, perché comunque hai dei limiti, no? Che non devi superare, altrimenti i prodotti non possono essere messi in commercio, quindi non è un problema di sicurezza di quello che si mangia la mela, è un problema per chi vive lì intorno, perché comunque quando tu spruzzi per 30 volte l'anno quella cosa lì su un'estensione. Che appunto lì altro che monocultura, insomma, Certo. dove si coltiva mele, si coltivano mele, no? In maniera seria. Per cui hai un problema sia a livello di popolazioni che vivono lì intorno, sia a livello di inquinamento generale. E lì all'Università di Bologna, il professor Sansavini, che ormai ha ora quasi 90 anni, lui era riuscito appunto a prendere il gene dal melo selvatico e a trasferirlo dentro al melo commerciale. Quindi lui ha accelerato quel processo che avviene, se vuoi, naturalmente quando tu incroci una pianta selvatica con una pianta Sì. domesticata. Lui ha preso semplicemente quel gene lì, l'ha spostato in melo gala e ha ottenuto un melo gala resistente alla ticchiolatura, uguale in tutto e per tutto alle mele gala normali, ma in grado di crescere in maniera, potremmo dire biologica, cioè bio, come si potrebbe vendere come A cioè proposito secco. di bio, cioè comunque il bio corrente per molte coltivazioni fa comunque dei trattamenti, ne fa diversi di meno magari. Sì, beh, li fa con sostanze diverse, nel senso che c'è un disciplinare che ammette certe sostanze e ne vieta altre, però, per esempio, stando nel mondo del bio,
non so, nel campo del vino, per esempio, tu hai un impatto altissimo delle produzioni, un impatto proprio ambientale altissimo delle produzioni bio, perché nel momento in cui dai il verde rame, per esempio, tu hai un accumulo nel terreno di verde rame che poi ti porti dietro per non mi ricordo quanti secoli, non lo so. E quindi c'è questa idea che le cose bio crescano così, no? Senza bisogno di dargli nulla. In realtà gli devi dare pesticidi, diserbanti, cioè de devi trovare il modo di farli crescere lo stesso, di proteggerli dai funghi, dagli insetti, dalle altre cose, usando delle sostanze chimiche di nuovo che però sono ammesse dal disciplinare. Per cui non è che siano, cioè c'è questa idea che siano più sicuri, meno impattanti, però non è detto. Insomma, bisogna andare a misurare di volta in volta. Quindi, a parità di coltivazione, tu puoi avere una coltivazione bio che ti impatta di meno e invece una coltivazione bio che ti impatta di più. Diciamo con delle OGM tu potresti avere delle coltivazioni effettivamente bio con molto meno impatto rispetto a quello che hanno adesso. C'è Michele Morgante dell'Università di Udine, che è un genetista che lavora sul vino, dirige l'Istituto di Genomica Applicata lì a Udine, e lui lavora sulla vite, in particolare su due parassiti della vite, sono due funghi, e lui, non potendo usare la tecnica che poi ti porta ad avere una vite OGM, va avanti su due fronti diversi. Da un lato quello degli incroci, quindi incrociando viti commerciali con viti selvatiche o comunque di altro tipo, e dall'altro quello che spera che abbia un futuro dell'editing, che al momento ha una normativa ancora un po' fumosa, per cui non sono ancora comparati agli OGM, non si sa ancora come compararli, non possono essere messi in, cioè, insomma, è ancora tutto un po' così molto molto Senti, vago. ma visto che lo stai nominando, non c'è nei libri, ma magari conosci bene la situazione lo stesso. Appunto, il vino, adesso c'è questa nuova moda del vino naturale, diciamo, che io devo dirti, in realtà consumo non in quanto naturale, ma perché mi piace il sapore, diciamo, se quando è fatto bene. Però non ho alcuna fede nel processo in quanto processo, non so come dirti. Non... Mentre invece larga parte dei consumatori di questo tipo di vino ci vedono anche un valore aggiunto, no? E lì più o meno tu sai come funzionano le cose, com'è la Allora, situazione? lì è una questione più che altro di tecnica di produzione del vino, quindi non tanto a monte della varietà. Chiaramente poi hai anche lì il disciplinare, non devi usare questo, non devi usare quello, però poi c'è proprio una tecnica di vinificazione diversa, quindi l'idea di adesso io non voglio addentrarmi troppo, perché poi il mondo del vino è fatto di enostrifati, che poi si arrabbiano, la parola sbagliata, però l'idea di non usare i lieviti, no? Con lo starter, quindi dei lieviti selezionati, ma usarne di quelli più appunto naturali che magari ti porti dietro nella tua cantina, no? Anche lì per tradizione. Sono proprio processi produttivi diversi. Vengono chiamati naturali, sinceramente non so perché sono chiamati naturali, perché il vino è un Sì, è naturale. processo biotecnologico più che Sì, no, avrebbe senso dire vini filtrati, non filtrati, macerati, non macerati, certo Cioè, che... però sono questioni di tecniche Sì, proprio sì. di Però vinificazione, no? una cosa forse, diciamo, quella si può dire che invece quando poi c'hai sull'etichetta il termine biodinamico. Ah, beh, no, quella è tutta un'altra storia, e lì è una storia pazzesca, perché è una storia di un marchio registrato, quindi c'è qualcuno che ha registrato il marchio, non so se sia un'azienda o un'associazione, da un punto di vista legale. Hai un disciplinare di un certo tipo che contiene al suo interno delle cose che sono magia pura, cioè hai dentro il disciplinare, vabbè, l'uso di certi preparati che tu devi comprare, a proposito di monopolio, devi comprare appositamente, no, dall'azienda.
detentrice del marchio, ma questi preparati sono cose appunto un po' esoteriche, no? Il cornoletame, quindi questa preparazione che ottieni sotterrando il corno e poi facendolo fermentare, eccetera, eccetera. Quindi scusami, devi mettere la preparazione nel corno, metterlo Del sotto la terra. letame, poi esatto, poi lo sotterri sotto letame, poi dopo lo devi far fermentare a lungo, poi prendi questa cosa, però poi la distribuisci a diluizioni omeopatiche, cioè la devi di fatto distribuisci poi acqua, no? Questa è un po' la cosa folle. Ci sono altre robe, appunto, un po' appunto strane e poco pratiche, insomma, Qui dire. entriamo Non proprio so nei neanche capitoli scientifiche. della fede, no? Perché io una volta quasi litigato con una ristoratrice che voleva vendermi un video biodinamico, e disse, ma sai cos'è il biodinamico? Cioè, è ciarlataneria pura, no? Però poi molte persone vogliono credere alla cosa a prescindere, Sì, poi in realtà tu hai vini biodinamici che sono no? Ah, buonissimi, certo! no? Ma non perché sono biodinamici, però. Ma perché dietro c'è qualcuno che sa fare il vino? In Esatto. genere funziona così. Il punto è che spesso vengono usati, no? Per dirti, ah, vabbè, però il vino viene bene. Sì, in quel caso è venuto bene, ci sono però decine di etichette di vini biodinamici che non serve, cioè non ci condisci nemmeno l'insalata, no? Cioè sono quelle Certo. robe, c'è il buono e c'è il pessimo. L'idea che c'è dietro sia al biologico, ma anche soprattutto forse al biodinamico, è che siano sinonimo di qualità, non tanto. Cioè, un po' anche di sicurezza, soprattutto per certi alimenti, no? C'è l'idea che se è biologico è più sano, ma anche di qualità, quindi più buono. In realtà non c'è nessun tipo di relazione tra quel tipo di disciplinare lì e la bontà o la qualità Certo. del prodotto. È una questione di materiale di partenza, di tecnica, di un bravo enologo che sappia alla fine farti Certo. un buon vino. Però chiaramente da qualche parte tu devi spingere, no? Per riuscire a stare sul mercato. E se c'è la nicchia delle persone che vogliono il biodinamico perché pensano che, capisco anche perché che ci No, siano poi i certo. produttori che assecondano quella nicchia lì. No, ma infatti la cosa anche interessante al centro di questo discorso c'è cioè il fatto che quello che dalla parte dei consumatori viene percepito il più delle volte come una questione etica, politica quasi, poi in realtà è una questione di mercato. Ah beh, certo. Eh sì. E infatti un'altra cosa invece che leggevo riguardo nel tuo libro riguardo ai cosmetici, quello delle certificazioni, questa mi ha fatto molto ridere, che si certificano i cosmetici che non sono stati fatti con test sugli animali, che però sono vietati i test sugli animali, quindi stai certificando una cosa che non c'è nessun bisogno di certificare. Sì, io per questa cosa qui ho avuto anche dei problemi legali, Ah, comunque sì. perché. Ma sì, Ok. perché la LAV, che è la detentrice del bollino, con il coniglietto Ok. stilizzato, è abbastanza agguerrita da questo punto di vista, per cui ci tiene a mantenere un po' il punto. Poi, come dire, avevo ragione io, però comunque è una questione molto sentita e che genera delle reazioni che io non mi immaginavo quando ne ho scritto. Qua la cosa è particolare, perché? Perché le associazioni animaliste hanno spinto tantissimo per far abbandonare l'uso di test animali alle aziende cosmetiche. Il settore cosmetico è sempre quello che viene martellato e bersagliato prima. Perché? Perché i cosmetici sono, come dire, de dei beni voluttuari, Volontari. no? E quindi chiaramente è più difficile andare ad attaccare, non so, i farmaci salvavita, mentre invece le cremine, insomma, Certo. puoi permetterti di andarci giù pesante. Per cui le aziende cosmetiche in realtà hanno fatto un lavoro enorme di investimento per trovare dei test alternativi, validarli e fare in modo di riuscire a garantire un livello di sicurezza per l'utilizzatore senza però andare ad usare gli animali. Quindi la spinta un po' da lobby che c'è stata all'inizio delle associazioni animaliste ha avuto il suo effetto, e l'effetto è stato una riduzione
praticamente totale dei test sugli animali, a cui poi è seguita una legge che ha di fatto messo per iscritto un qualcosa che era già successo, cioè l'abbandono dei test. Quindi da ormai un sacco di anni, dal 2004 è vietato fare i test sui prodotti finiti, dal 2009 non si possono più testare gli ingredienti e dal 2013 non si possono più nemmeno comprare prodotti che siano stati testati su animali in altre parti del mondo, dove sono ancora ammessi. Quindi se tu vai a comprare un cosmetico in Italia o in Europa, in questo momento tu ti compri un prodotto che non è stato testato su animali, salvo eccezioni particolari, che ovviamente ci sono sempre. Le certificazioni cruelty free non ti certificano un po' l'ovvio, oggettivamente, cioè che quel prodotto non è stato testato, e magari ci aggiungono una a partire dal 1999 per far vedere che l'azienda era già virtuosa prima che ci fosse il divieto. Quello che però è un problema, ed è un problema anche da un punto di vista proprio di pubblicità corretta, tant'è che sono stati sanzionati per questo, è che tu nel momento in cui fai vedere quel bollino lì sul tuo prodotto, dai l'idea al consumatore che il prodotto di fianco che non c'ha quel bollino lì in realtà sia stato testato su animali. Se tu ti fai un giro per pagine Facebook, non so, sotto gli shampoo della Pantene, perché Pantene è un po' come dire Monsanto Sì, per ok. clienti, no? Oppure Nivea, ci sono questi marchi che sono molto al centro un po' dei flame dei consumatori di cosmetici. Tu vai lì a vedere, è tutto un ah, vabbè, ma voi testate sugli animali, testate sui cani, testate sui gatti, spruzzate lo shampoo negli occhi. Cioè c'è un po' questa idea qui, perché? Perché loro non hanno quel bollino lì, mentre magari altri ce l'hanno. E quindi è un problema di comunicazione, no? Di una cosa che in un certo senso è legale, perché tu puoi certificare che non testi sugli animali a partire dal 1980, e però poi ti dà un'immagine di una realtà che non esiste. Cioè, uno dei tanti paradossi che ci sono con le certificazioni, e non si riesce, da un punto di vista proprio legale, a mettere ordine in questa cosa qui, perché non riescono a impedire che si usi quest'arma di marketing, perché poi alla fine quello è che però dà delle informazioni sbagliate. Senti, a questo proposito, proprio perché sono agguerriti, specifico prima, dicevo biodinamico, cialtroneria, nella misura in cui non è mai stato provato scientificamente che abbia un effetto, no? Sono stati fatti degli esperimenti anche fra C'è campi, quindi insomma, quello. Dario Bressanini che li ha raccontati nei suoi libri, ha raccontato proprio tutta la storia degli esperimenti che sono stati fatti comparando campi adiacenti, quindi in condizioni ambientali uguali, dando i preparati in uno e non nell'altro. Insomma, alla fine sti preparati non è che ti diano un gran contributo, cioè, ma anche perché è acqua, cioè di nuovo è Sì, roba diluita perché talmente. omeopatico significa aver diluito talmente tante volte una sostanza che non esiste più praticamente nel Quindi liquido. abbiamo detto biodinamica, omeopatia, gli animalisti, e ci vogliamo No, male. senti, a proposito di certificazioni, un altro aspetto di questo, cioè più o meno, non è la stessa cosa, però rientra secondo me sempre quel campo lì. Oggi stavo vedendo una confezione di brodo vegetale e notavo che sulla confezione, che non farò vedere per ovvi motivi, c'è più spazio per le cose che non ci sono dentro che quelle che ci sono, no? E, cioè c'è stato questo cambio. Prima pensavo, non so se tu hai visto Idiocracy, questo film splendido, dove a un certo punto c'è questo futuro distopico dove praticamente siccome le persone, racconta il film, diciamo, più stupide si riproducono di più di quelle più intelligenti, alla fine il QI, per quanto valga la misurazione, però diciamo mediamente l'umanità diventa più stupida, no? E questo si risveglia tipo dormiglione di Woody Allen in un futuro con queste caratteristiche.
E tutti hanno questa venerazione per questa specie di Gatorade perché ha gli elettroliti e nessuno sa cosa sono gli elettroliti. E questa era una cosa effettivamente molto diffusa una volta. Voi citate anche l'esempio del glutine che nasce pubblicizzato, pasta col glutine, no? Adesso è tutto senza. Cioè, se passate il paradigma del marketing, oggi è alla privazione la cosa. Quindi senza glutine, senza l'olio di palma. Io ti giuro, poi cerco sempre dei biscotti che abbiano l'olio di palma, perché poi su di me ha un effetto contrario, anche se vuoi stupido, però diciamo. Però diciamo, siamo nell'epoca del senza, no? E questo a me fa riflettere anche. Poi magari mi racconti nel mondo dei cosmetici. Questo come si declina, ma prima volevo chiederti, cioè a me dà proprio l'impressione di essere frutto dell'abbondanza del mondo della scienza, cioè siccome noi siamo arrivati a un punto di benessere materiale tale che non ci interessa più la cosa in più, ma questa abbondanza è talmente diffusa che si dà per scontata e a quel punto comincia a levare, cioè incomincia a vivere con fastidio la tua abbondanza, no? Cioè, e quindi questo cambio di paradigma dall'accumulazione di cose, eccetera, eccetera, a dire ne voglio di meno, no? Però è proprio in un certo senso il frutto, cioè che stai troppo bene ormai, capito? E quindi, almeno da questo punto di vista, non in assoluto, ovviamente. Ma non riesci a gestire questa abbondanza e quindi incominci appunto a dare per scontate e ti inventi cose per cui non va bene. Allora, sì, parlando faccio un esempio che faccio nel primo libro dei cosmetici, Trucco Ciel si vede, che è l'esempio dei parabeni, che sono dei conservanti, e lì faccio proprio il discorso che fai tu, perché noi i conservanti non è che li vediamo in azione. Noi conservanti non ci accorgiamo che ci sono, ma perché la loro azione consiste nel tenere il prodotto pulito, quindi di proteggerlo dall'invasione di muffe e batteri, no? Per cui una crema senza conservanti, se tu la tieni nell'armadietto del bagno per qualche giorno, clima umido, dopo un po' te la ritrovi con la muffa sopra, no? Noi però la crema con la muffa sopra non ce l'abbiamo presente perché non l'abbiamo mai vista. Perché? Perché ci sono i conservanti che ci impediscono di vedere la crema con la muffa, no? Magari chi si fa le cose in casa ha più esperienza, no? Di robe disastrose, perché in genere quelli che vengono chiamati spignattatori, cioè che si fanno i cosmetici in casa e che magari fanno casino con le dosi, poi si trovano dei prodotti che sono scoperti da un punto di vista appunto di conservanti e quindi hanno queste crescite, no? Ah, non sapevo che esistesse questa categoria di persone che si fanno. Spignattatori, saluto se ascolta. Sono una categoria anche lì molto molto attenta e un po' Ma come. tipo cosa fanno tutto? I rossetti, cioè, non so. Beh, sì, ci sono vari livelli. In genere si parte col sapone per poi andare in su. E comunque loro magari hanno esperienza di effetti dell'assenza di conservanti, ma tutti noi no. Per cui nel momento in cui tu non hai la percezione che un qualcosa ti serve, e vedi solo le cose negative legate a quel qualcosa. Quindi nel momento in cui esce fuori la voce che il parabene ha provocato il tumore alla mammella, anche se è una voce infondata, tu dici vabbè, però nel dubbio io non lo voglio più, no? Non ce lo voglio, perché tanto cosa mi serve? Non mi serve quella cosa lì. E quindi tutta il marketing del senza, che nel mondo dei cosmetici è ancora più bello agguerrito di quello dell'alimentazione, fa leva su queste paure qui, e però si attacca a ingredienti per i quali non si riescono a capire i benefici, perché, per come dici te, siamo troppo bene, cioè siamo troppo abituati ad avere creme o shampoo che non fanno la muffa, che non ci fanno male. Un tempo era diverso, no? Per cui io mi ricordo sempre la mia nonna, lei era quella, la mondina, lei era una di quelle che, cioè, viva la chimica, no? Lei tutto quello che poteva essere chimica, innovazione, che le evitava di togliere l'erba nel cortile, oppure le permetteva di conservare più a lungo un qualcosa, cioè lei era super contenta, ma perché lei aveva vissuto l'assenza di quella cosa lì, Ma no? infatti questo è anche quello che ti secondo te, cioè appunto questa è una
un bilanciamento della storia, nel senso che le persone, appunto, come i nostri nonni, che avevano vissuto il lavoro fisico nelle campagne, eccetera, e quindi sapevano bene cosa, che quanto non fosse un'Arcadia, no? Questa immagine che abbiamo noi da nobili uomini, nobili donne del mondo della natura, che in realtà costava fatica, c'erano le carestie, c'erano scarsità, c'erano malattie, insomma, tutta una serie di problemi pesantissimi che noi non viviamo più. E poi effettivamente c'è stato un momento di innamoramento, probabilmente anche troppo unilaterale, nei confronti della chimica e appunto della scienza applicata a questi campi, e quindi adesso c'è questo rifiuto e poi si troverà un bilanciamento, o secondo te è una questione strutturale? Ma allora, siccome non è neanche una volta era così, adesso è cos'ha? Cioè, io vedo, e vabbè, io lo vedo, poi però ci sono anche degli studi, quindi insomma, come dire, non c'è solo la mia esperienza, però vedo nel mondo dei cosmetici soprattutto che c'è una sorta di rifiuto di quelle cose che appunto tu ritieni inutili, no? Che per le quali non vedi un'utilità. E poi però invece c'è una voglia, perché la parte con, cioè noi adesso abbiamo parlato della parte senza, ma c'è anche la parte con, c'è una voglia davvero di ingredienti lì, la vogliono la chimica, vogliono l'invenzione biotecnologica, laddove tu vuoi che il cosmetico faccia qualcosa. Vale lo stesso per l'alimentazione, gli alimenti addizionati, cioè tu hai i biscotti senza olio di palma, ma con i beta glucani, che tu dici, ma cosa sono? No? Però i beta glucani fanno bene, insomma, al cuore, non so beh, cosa facciano Sì, bene, però o insomma, l'omega 3 anche altra cosa. esatto, l'omega 3. Nel caso dei cosmetici, tu vedi un elenco enorme di ingredienti che vengono pubblicizzati, quindi in tutti quei prodotti che devono far qualcosa, gli antirughe, gli anticellulite, cioè quelle cose dove noi riponiamo delle speranze. Allora lì noi ce la vogliamo, la molecola, la glicoproteina bioattiva che si va a infilare nella ruga e te la risolve. E chi se ne frega se è stata fatta nel laboratorio più tecnologico e dai chimici più chimici del mondo, no? Per cui c'è una. Nel libro definisco una sorta di approccio prêt-à-porter all'innovazione, no? Per cui quello che penso che non, boh, che non faccia, che non mi serva, che non abbia nessuna funzione, va bene se lo elimini. Voglio il naturale, dammi la cosa più naturale che c'è. Se però io voglio che quel prodotto faccia qualcosa, allora lì io la scienza ce la voglio, ce ne voglio tanta. Per cui non è un rifiuto totale. Non è un abbracciare totalmente, no? La natura, è un prendere in maniera non troppo consapevole, perché è una cosa molto guidata dal marketing, però quello che pensiamo che ci serva di più, quello che pensiamo che abbia senso. Quindi è più complesso di dire, appunto, una volta andava bene, la chimica piaceva e adesso non piace più. Piace a volte, ma a volte no, alcune cose sì, altre no. Per cui, appunto, secondo me il lavoro è quello di provare anche lì a rendere, così come abbiamo fatto con gli OGM, provare a far vedere quello che c'è dietro davvero, no? Quindi provare a rimettere tutte queste cose qui al loro posto. Senti, l'altra questione che volevo chiederti a questo riguardo è c'è proprio anche una questione di interesse collettivo e nazionale su queste cose. Cioè, ad esempio, prima citavamo la questione cioè, gatto che gratta, la questione dell'Accademia dell'Università Pubblica degli Studi Pubblici. Poi pensavo invece, ad esempio, alla questione dei mangimi, cioè il fatto che noi importiamo mangimi dall'estero OGM, ma non si possono fare in Italia, no? Ma rispetto alla politica, tu che idea ti sei fatta? Cioè, a me sembra che ci sia proprio un'incapacità, spesso e volentieri, della politica di capire, prima ancora di prendere una decisione in un senso o nell'altro, ma proprio di capire i termini della questione. Perché nel momento in cui tu dici questa cosa non si può fare qui da noi, però poi la importi, cioè o non hai capito la questione, oppure stai facendo una scelta di comodo, cioè qual è il punto? Se sapessi qual è il punto, avrei anche la soluzione, probabilmente.
Ma allora, io vedo differenze nell'approccio, alle questioni scientifiche, per esempio, tra il nostro paese e gli Stati Uniti. Magari non adesso che c'è Trump, però insomma, diciamo gli Stati Uniti in un contesto più normale per loro. O magari anche quello che succede in Europa. Io sono stata invitata, come molti colleghi comunicatori della scienza, più volte, no, al Parlamento europeo, a vedere un po' come funziona, a partecipare a degli incontri specifici. E c'è questa cosa dei science advisor, no? Quindi di questi gruppi o di scienziati, dove poi magari ci sono anche i comunicatori dentro, che hanno un ruolo, chiaramente non è decisionale, ma è un ruolo di dare una sorta di stato dell'arte della situazione, definire un po' qual è il panorama, no? Che cercare di capire come stanno le cose a livello scientifico su un determinato argomento. Questa cosa, appunto, io l'ho vista per l'Europa. In America c'è, io tra le altre cose curo il programma di un festival che si fa a Mantova su scienza, agricoltura e cibo, che si chiama Food and Science Festival, e il primo anno, la prima edizione del festival, noi abbiamo invitato Nina Fedorov, che è una biotecnologa stellare, una delle biotecnologhe, insomma, più importanti per il settore, e lei è stata ed è ancora consigliera per il governo americano, e lei raccontava proprio del lavoro che fa insieme ai politici, no? Per cercare di permettere a loro di prendere decisioni che chiaramente no, non possono tenere conto solo degli aspetti scientifici, ma che almeno ne tengano conto degli aspetti scientifici, no? Da noi io questa cosa no, non l'ho mai vista, nel senso che non esistono queste figure. Ci sono dei momenti, li abbiamo visti anche per Xylella, no? Dei momenti in cui vengono chiamati al Senato o alla Commissione, vengono chiamati un po' di scienziati, in genere un po' anche a caso, no? Chiami quello più visibile, quello che è in quota al tuo partito, quello che dice le cose che vuoi sentirti dire, quello controverso, eccetera. Ma non c'è una. No, non abbiamo la Royal Society, non abbiamo la Tripla S che hanno gli americani, abbiamo i Lincei che però non hanno quel ruolo lì di dialogo con la politica. Poi magari sicuramente dialogano anche con la politica, ma non hanno questo ruolo concreto, da dire. Per cui io non credo che i politici siano tutti scemi, no? E che quindi prendano decisioni in maniera totalmente folle. Penso che non si dia rilievo. Ma non si dà rilievo proprio perché non esiste, da un punto di vista formale, un momento di passaggio con la comunità scientifica, cioè non c'è. Per cui anche appunto, quando abbiamo scritto il libro, poi noi siamo finiti anche noi in Senato, siamo stati oggetto di un discorso in Senato, abbiamo parlato col ministro, insomma, ci sono Riguardo, scusami, a a quale? contro natura, Sì, sì. ma a tutto il libro o su qualche tema Ma specifico? questioni legate magari all'apertura, alla riapertura della ricerca pubblica, per esempio, no? Che è una follia, cioè tu vuoi vietare la coltivazione commerciale, va bene, ma la ricerca pubblica perché la devi impedire, no? Oppure legato al fatto che, va bene, capiamo quali sono le cose che ti danno fastidio o che ti mettono in difficoltà col tuo elettorato, perché poi alla fine sono anche spesso questioni di questo tipo, e Infatti. capiamo, no? Come poterne uscire da questa cosa qui. Per cui, E com'è andata a quando finire? parlavamo, ma allora, l'hai visto in un niente, ovviamente, ma i dialoghi, cioè non davano l'impressione di avere a che fare con dei totali incompetenti, no? Certo. Sono persone che sanno come stanno le cose, però non hanno
Non c'è una pressione per ascoltare o per prendere davvero in considerazione le questioni scientifiche, per cui passano in secondo piano, allora ti vengono prima tutte le altre. Da un punto di vista, cioè, se cambieranno le cose nella ricerca in genetica, non sarà per gli scienziati, sarà perché ci sono dei gruppi di agricoltori, di produttori, il mondo del vino su questo è abbastanza lanciato, che stanno facendo pressione per poter accedere ad alcune di queste tecniche e poter fare le cose che vogliono fare, quindi riuscire a ottenere delle varietà usando tecniche di modificazione genetica in deroga al divieto che è stato fatto. Però questo passa, se passerà, spero, non so, spero per loro che passi, se passerà sarà per un'azione di lobbying da un punto di vista però dei Economico, produttori e sì. degli Ma agricoltori. scusami, tu poni adesso ponevi il problema di, insomma, di una mancanza di cinghia di trasmissione ufficiale fra mondo della scienza e politica, però poi c'è anche un discorso di incentivi anche comunicativi, nel senso che spesso la scienza viene comunicata malissimo sui media italiani, no? E quindi anche per un politico è meno incentivato a fare delle, anche se quando conosce i termini della questione. Però sa che il costo di fare la scelta giusta dal punto di vista mediatico, che è sicuramente un costo importante per un politico, può essere altissimo, no? E quindi da questo punto di vista magari è proprio il sistema nel suo complesso che non è virtuoso, e penso appunto ai media in particolare. Media sono un disastro sulle questioni scientifiche, ma veramente un disastro. Ma, cioè, non, l'abbiamo visto anche in questo periodo di pandemia, è un disastro, ma proprio non si salva nulla. Cioè, ed è brutto da dire perché, insomma, dovrebbe anche essere il mio lavoro, posto che non scrivo per nessun giornale, ma perché non. Al di là del fatto che non esistono giornalisti scientifici nelle redazioni dei giornali, ci cioè sono tutti collaboratori freelance, no? Collaboratori esterni, a cui però non vengono date le cose grosse, cioè se si deve scrivere di una cosa grossa come la pandemia, scrivono le grandi firme, scrivono insomma quelli che stanno in redazione, non lo dai al freelance, no? Da coprire una cosa così grande. Però è veramente una cosa che credo che sia abbastanza nostra nel senso di italiana, almeno in un panorama internazionale, perché siamo totalmente impreparati sul piano appunto dei media a parlare di scienza e a gestirla come una cosa che è diversa dalla cronaca, è diversa dalla politica, la comunicazione della scienza ha delle regole un po' sue, no? Per cui, Scusami, per dirti anche adesso in questo periodo di pandemia, appunto, come dicevi tu, la cosa che ho trovato incredibile, che secondo me però si sposa anche col momento di difficoltà economica che non è per nulla destinato a finire, anzi a farsi più grave nel futuro prossimo, c'è questo bisogno di mandare fuori lo scienziato, pubblicare lo scienziato che in quel momento esce, o il presupposto esperto esce dalla posizione, diciamo, ufficiale della comunità scientifica per motivi suoi. Spesso di ritorno personale, e però a te ti fa far click perché sostiene un'idea che in quel momento è popolare o che le persone vogliono sentirsi dire per essere tranquillizzate, eccetera, eccetera. Questa cosa è stata super perniciosa. Cioè, uno dei grossi problemi che incontriamo adesso, una seconda ondata, che probabilmente si poteva anche evitare, derivano da questo fatto qua. Derivano anche dal trattamento che è stato fatto dai media della questione, ed è stato fatto come spesso e volentieri, appunto, dando spazio a delle posizioni tutto sommato insostenibili dal punto di vista scientifico, che però rispondevano alle esigenze proprio meramente. E poi io, che come te, insomma, conosco poi anche qual è la realtà di scala di questi giornali, la cosa incredibile è per quanto poco stiamo vendendo la nostra stabilità democratica. Perché poi un articolo che va molto bene su un sito, anche un sito di un quotidiano generalista grande. Cioè, dal punto di vista degli introiti stiamo parlando veramente di spiccioli. Cioè, non vale la pena di svendere una nazione per questi quattro soldi. Sì, tu ne
sei li lusinghi perché dici lo fanno apposta. In certi casi ovviamente c'è una linea, no, di un certo tipo editoriale che magari vuole assecondare, no, un certo filone, una certa parte politica. C'è però anche una questione più strutturale proprio della professione del giornalista. Quando io discuto, io poi su certe cose mi attacco, non dovrei, però mi attacco. Cioè, quando intervisti, non so, il medico che ti dice c'è il 95% di asintomatici, oppure il virus è clinicamente morto, oppure qualsiasi altra cazzata che è stata detta, no, in questi mesi, che però ha delle conseguenze pazzesche. Proprio sui cittadini, perché va ad alimentare, no, certe forme di negazione di questa cosa qui, oppure appunto, gli ospedali, i morti con e i morti per, cioè è stato dato veramente voce a delle cose che di scientifico non hanno nulla, anzi vanno contro quello che sappiamo. Quando io mi attacco poi con il giornalista, no, che ha fatto l'intervista, mi viene detto, vabbè, ma lui è l'esperto, e chi sono io per contestarlo, no? E se lui è l'esperto saprà quello che dice, io lo virgoletto, non è mia responsabilità. Allora, secondo me è tua responsabilità. Certo. Nel momento in cui tu metti il microfono sotto un qualcuno, già il fatto che tu l'hai scelto, perché hai scelto? Perché lo fai parlare? Magari perché, come dici tu, fa click, va bene, però se ti dice una cazzata ed è una cazzata palese, tipo c'è cioè il 95% delle persone non ha sintomi, quello è un dato verificabile. Tu giornalista devi dirgli no e poi decidi se pubblicarlo dicendo ha detto questo ma non è vero, oppure se non pubblicarlo proprio, perché a quel punto che senso ha pubblicare un'intervista di uno che evidentemente non sa le cose. Però questa cosa di contestare l'esperto non c'è, non c'è nelle redazioni, non lo vedi mai. Noi abbiamo tutti applaudito la CNN o l'NBC, non mi ricordo qual era, no? Che ha interrotto il discorso di Trump dicendo, ah, vedi, grande giornalismo, interrompono il presidente, oppure scrivono, no, Trump dice queste cose che non sono vere, però poi da noi. Questa cosa, non dico per la politica, ma nelle questioni scientifiche non c'è, cioè non c'è l'idea che tu devi verificare che un esperto, uno scienziato, un qualcuno, un medico ti abbia detto una cosa vera oppure no. C'è una sorta di reverenza, ma dall'altro è anche un po' Sciatteria di anche un pigrizia, pochettino. sì, di sciatteria, di pigrizia, Allora, non secondo me è un misto di farci cose, nessuno. no? Un po' è sciatteria, un po' è anche appunto le macchine dei giornali. I freelance sono spesso, soprattutto quelli che lavorano su cose di cronaca, così che non hanno dignità di firma, pagati pochissimo. All'interno della macchina, invece, chi è magari anche interno comunque deve fare molto lavoro, molti pezzi, e poi c'è semplicemente anche chi è sciatto. Molto. Io mi ricordo questa scena. Dopo 3 anni dall'inizio della vicenda Xylella, non mi ricordo quel periodo perché stavo scrivendo di questa cosa, ma ero in Salento e andiamo. Ero con un giornale svizzero, quindi ero con col collega svizzero. E andiamo a una. C'era una conferenza stampa di un produttore che aveva fatto un esperimento suo. Non il consueto Melcarne di cui ho tanto scritto un altro, e andiamo lì e insomma, e c'erano anche due ricercatori del CNR e spiegano un po' di cose. Le domande della stampa, in quel caso locale, erano incredibili perché sembrava che la faccenda fosse iniziata il giorno prima ed era il terzo anno che c'era questo problema. E cioè, era come se in 3 anni, non, proprio, e io non sono un giornalista scientifico, io ho una laurea che è praticamente uguale all'alchimia, io sono laureato in filosofia. Però voglio dire, una persona mediamente intelligente, dopo un po' che affronta un argomento, ne capisce i tratti portanti, diciamo, no? Anche dal punto di vista metodologico, un minimo, magari non conosce gli argomenti nello specifico, ma come rapportarsi esternamente, no? Senza fare troppi disastri. Poi dopo, nel caso invece di un divulgatore scientifico specializzato come te, meglio ancora, ha molta più competenza, eccetera. Ma per quelli che non hanno questo tipo di competenza, con un minimo di sforzo e di forma mentis, almeno cerchi di limitare i danni. Però spesso non c'è questa cosa dall'altra Ma parte, credo. non, viene da dire che non c'è quasi mai, cioè, e credo che adesso poi, vabbè, i giornali sono in crisi, insomma, c'è cioè tutto, ma
Io non sono dispiaciuta che i giornali siano in crisi, so che è brutto da dire, però cioè, se l'approccio è quello, se la qualità è quella, se le conseguenze sono queste che stiamo vivendo, ma va bene, cioè, no? Fatevi delle domande, no? Non può essere solo una questione di mercato che cambia, di inserzioni che non ci sono più, di click che non funzionano, queste robe qui. C'è anche, credo, voglio sperare che ci sia anche un problema di qualità che non viene percepita, Assolutamente. ma perché non c'è. Per cui non lo so che cosa ne uscirà da questa cosa qui. Di sicuro non, cioè non so, non, io non ho più tanta voglia di leggere i giornali, ecco. Ma manca il valore aggiunto. Cioè, nel senso, se tu mi chiedi un biglietto d'ingresso, va benissimo, però mi devi dare un valore aggiunto. Se vedo che il giornale è scritto a tirar via, non mi dà alcun valore aggiunto rispetto a quello che posso trovare gratis online. Cioè, perché devo pagarlo? Questo è il punto fondamentale, no? E soprattutto se fa danni, perché questo tipo di comunicazione qua, in queste situazioni qui, poi probabilmente li ha sempre fatti, io non me ne sono mai resa conto, però adesso che la più grande storia degli ultimi 100 anni è una storia scientifica, cioè, chiaramente mi sento dentro alla cosa e la analizzo, no? Come una cosa mia nel senso del mio mondo. E nei momenti in cui vedi che questo tipo di storia viene raccontata nella maniera peggiore possibile, con delle conseguenze davvero sull'opinione pubblica devastanti, perché io non so come ne usciremo da questa storia qui, ma ci abbiamo le macerie adesso nel mondo della scienza, cioè ne siamo usciti malissimo e non ne siamo ancora usciti, però quando hai questa situazione qui, con questi danni qui, insomma, Perché dici che il mondo della scienza ne è uscito male? ma perché vabbè, allora ne uscirà bene nel momento in cui poi salteranno fuori i vaccini, cioè da un punto di vista scientifico stanno succedendo delle cose pazzesche, si sono prodotti i vaccini in tempi record e se passeranno tutte le varie autorizzazioni, sarà credo la cosa più grossa della storia della medicina di non so quanto tempo, perché oggettivamente è stata un'impresa con una quantità di soldi investiti impressionante, però è stata un'impresa veramente importante, per cui da un punto di vista forse di risultato poi finale, probabilmente se ne esce bene, però l'immagine della scienza, no? Che è sempre stata una cosa un po' asettica, oggettiva, e con gli scienziati che magari erano cattivi, però noi in questa pandemia qui abbiamo visto gli scienziati litigiosi, gli scienziati umani, ma proprio a livelli di umanità bassa, cioè che si fanno le scarpe, che si insultano, che si danno l'uno del 68ino, l'altro del leghista, cioè siamo arrivati al lancio di stracci che per chi ha vissuto in un ambiente scientifico accademico è quasi niente di nuovo, perché insomma è comunque un Sì. ambiente fatto di persone Esatto. che hanno le loro simpatie e ovviamente le loro ambizioni, e però mettere tutta questa cosa qua in piazza così nel momento in cui tu hai un'emergenza, non lo so, cioè secondo me non se ne esce Eh benissimo. beh, ma Poi come potevi fare alternativamente? Cioè, nel senso, a me una delle cose che mi affascina nella scienza è che lavora sempre sul limite dell'essere umano, nel senso che, appunto, come dicevamo prima, noi siamo una specie che ragiona principalmente per storie, no? Ci organizziamo attorno a storie, definiamo i nostri obiettivi attraverso le storie, anche i valori morali derivano da storie fondamentalmente. La scienza è, da questo punto di vista, molto controintuitiva ed è un tentativo di destrutturare le storie e di andare oltre, no? Quindi, cioè, quasi il suo paradosso è che nasce dagli esseri umani. Però è forse una delle cose meno umane che esistono, e quindi ha sempre una vita difficile, probabilmente per questo, no? Ma sì, poi in realtà appunto in questa storia qui è venuta fuori la parte più umana, se vuoi, Appunto, sì. della scienza, quindi è anche interessante da raccontare, no? E quindi forse il lavoro mio e di chi come me fa comunicazione della scienza potrebbe essere quello appunto di provare
sfruttare questa cosa qui per aggiungere, insomma, un po' di tasselli al racconto che si fa normalmente della scienza, però non è facile, anche perché in questa vicenda qui, molto più che in altre, sono mancate davvero le figure come la mia, figura intermedia, no? Quelle che stanno a metà tra il mondo della scienza e il grande pubblico, per cui non lo so, è un caso di cui, boh, forse parleremo per anni. Già mi vedo i corsi, no, di comunicazione con i grandi casi studio sulla pandemia. Boh, Cioè, ma interessante. tu Cioè, ci sta fuori. dici, ma cioè, da che punto di vista? Dal punto di vista di quante informazioni che erano palesemente sbagliate o premature o che sono uscite, cioè, questo lo intendi? O proprio dal punto di vista della mediazione di spiegare poi le cose? Cioè, fammi capire. Entrambe le cose, nel senso che allora c'è stata un'accelerazione pazzesca di produzione di studi, di accelerazione anche nella pubblicazione, no? Per cui sia sulle riviste, ma adesso vanno tantissimo quelli che vengono chiamati preprint, no? Quindi gli articoli che non vanno in revisione, ma che vengono messi su questi database. Questa cosa è sempre successa, adesso è successa in maniera molto più importante. C'è stata ovviamente da un lato la corsa di tutti i laboratori del mondo per produrre studi in questo settore, con una quantità appunto di informazioni incredibili. Questo tipo di informazioni normalmente finiscono poco sui giornali, perché non gli stanno dietro, e quindi magari i giornali pubblicano solo le cose per cui gli arrivano dei comunicati stampa. Invece, in questa situazione in cui i giornali riempiono pagine e pagine dedicate alla storia della pandemia, si è andati a pescare molto dentro a questi studi che sono per forza di cose preliminari, magari provvisori, magari fatti non benissimo, no? Abbiamo visto delle cose veramente assurde. E nel momento in cui tu hai dei mediatori che non sanno interpretare quelle cose lì perché non le conoscono, non sanno nulla di come funziona il processo di produzione della conoscenza scientifica, il fatto che una cosa, se è pubblicata, non significa che sia vera o che abbia un qualche peso all'interno del quadro generale. Quindi vengono messi sul giornale, studio dice che è, e ogni giorno tu hai studio che dice che è una cosa, il giorno dopo hai studio dice che è l'opposto. Contrario. E quindi chi legge, e poi chi legge non legge mai un solo giornale, ma in genere sta sui social e quindi Sì. vede titoli, no, che compaiono in continuazione, ha un'idea di scienza un po' schizofrenica, no? Che ti dice una cosa, il giorno dopo te ne dice un'altra, il giorno dopo te ne dice un'altra ancora, quello che sapevamo ieri è sbagliato, che un po' dà l'idea di quello che è davvero il gran casino della scienza, no? Che è fatta anche di queste cose qui, no? Di scoperte che poi vengono smontate. Quindi un po' ti dà una sorta di. È come se tu avessi guardato dentro al mondo della scienza dal buco della Però serratura. appunto non fa parte anche questo metodo scientifico, cioè sentivo nota a trasmissione radiofonica che diceva: ah, questi dicono ogni giorno il contrario di quello che ha detto il giorno prima. Sì, ho capito, perché in questa fase tu stai facendo degli studi che non si sono ancora assestati, cioè è normale, funziona Va così. spiegato, va spiegato, bisogna, cioè è una cosa interessante. Infatti io qualche tempo fa avevo fatto tutto un lavoro su Instagram. Io sto molto su Instagram, quindi Ho visto. Hai una bella community. Infatti volevo anche chiederti chi se hai capito più o meno il profilo delle persone che ti segue, perché sono molto attive e vedo molto interessate. L'ho capito, cioè gliel'ho chiesto, Ok. adesso te lo dico, però ho fatto tutto un lavoro con loro proprio su questa cosa qui, cioè partendo da queste informazioni contrastanti, eccetera, cercando di fargli vedere come da un lato questo sia fisiologico, dall'altro è una situazione comunque eccezionale, quindi tutti questi meccanismi che ci sono normalmente adesso esplodono, no? Ma ci sono sempre stati. La mia community è fatta principalmente di donne,
per l'80 e rotti per cento, che per essere una cosa scientifica è fuori da ogni logica, principalmente giovani, ma perché su Instagram sono più giovani, come media, e a livello di così, formazione, cultura, molto trasversale, ho diciamo il blocco delle strippate di scienza che ci sono, magari studentesse di università, di corsi scientifici o magari di molti del liceo che vogliono fare, insomma, dei corsi di tipo scientifico, e poi c'ho la grande bolla di tutte quelle che sono arrivate per questioni di cosmetici, quindi estetiste, parrucchiere, parrucchieri, make-up artist, insomma, semplici appassionate di trucchi e di cremine, che hanno formazioni che con la scienza non hanno niente a che vedere, per cui E come ti recepiscono è loro? divertente. Come mi? Come ti recepiscono, diciamo, quest'ultima frangia di pubblico, diciamo. Sono buffe, vabbè, intanto mi vogliono bene, ma questo è, insomma, capita alle community, no? E questo dà una bella così, iniezione di entusiasmo per il lavoro che si fa. Hanno quello stupore meraviglioso che vedi in chi a un certo punto scopre di aver capito delle cose che magari non aveva mai capito in tutta la sua vita, no? E quindi nel momento in cui io parlo di cremine, ma per parlare di scienza, cioè il mio obiettivo è quello di provare a parlare di metodo, cioè dare qualche strumento del metodo scientifico Certo. partendo dalle cremine, poi smonto anche un po' di bufale, insomma, cioè faccio anche delle cose un po' pratiche, però diciamo che il mio obiettivo grande è quello. E vedo appunto che soprattutto chi non ha avuto una formazione scientifica, che magari in questo periodo sarebbe stato un po' così, un po' perso, no? Un po' in balia degli eventi, ne ha tratto un giovamento e quindi sono contenta, cioè da questo punto di vista qua, insomma, sono soddisfatta. No, ma infatti il fatto interessante è che comunque questo paese c'è vita sotto le macerie, nel senso che anche il fatto che i vostri libri siano andati così bene a me fa proprio piacere perché tante volte l'industria mediatica, no, nei giornali, ma anche nella televisione, nel cinema, c'è sempre una corsa al ribasso, fare la cosa più scontata e banale che riesci a immaginare, perché sennò la gente non ti segue, ma te forse non la seguirai. Cioè, ma non è che mi sembra che l'offerta oggi culturale in questo paese, magari in editoria un po' di meno, ma sui media sicuramente, sia in parte sottodimensionata rispetto a quello che poi sono anche le esigenze di una parte del pubblico, quantomeno. E anche comunque di quello che è un paese comunque ancora ricco, mediamente colto, cioè rispetto diciamo alla media mondiale, non è... Poi è chiaro, ci sono paesi dove magari si legge di più, eccetera, eccetera, tutto vero, però alle volte c'è stata questa gara a ribasso complessiva di cui la sciatteria nei confronti della scienza è una delle espressioni negli ultimi, secondo me, 10-20 anni, che è un problema grosso. Assolutamente. E a me scrivono delle persone che mi dicono che il mio è il primo libro scientifico che hanno letto, e, appunto, molte del giro delle estetiste, per esempio, perché insomma, non è che si studi tanta scienza alle scuole di estetica, in genere niente, magari fanno un'ora di biologia, no? Magari male anche, non lo so, però c'è l'idea che i libri scientifici sono difficili, cioè che non riesci a capirli se non sei uno scienziato, no? Per cui mi dicevano, io non ho mai letto nulla, non sono mai nemmeno andata nello scaffale della scienza perché pensavo di non capirle quelle cose lì, no? Pensavo che non fossero alla mia portata. E adesso ricevo, io ho una rubrichina sui libri consigliati che ogni tanto tiro fuori e vedo che li comprano, perché evidentemente nel momento in cui capisci che non è una cosa così impossibile da comprendere. Poi è chiaro che ci sono quelli difficili, quelli che insomma, Certo. magari per specialisti, robe così, però la divulgazione nasce, no? Per riuscire a parlare a chi non è del settore, no?
Ma a me i tuoi libri hanno ricordato un po' la saggistica anglosassone americana, che ha sempre tutto un altro approccio, perché pur rimanendo rigorosa dal punto di vista contenutistico, alle volte anche più rigorosa della nostra, è pensata in una maniera molto democratica. Cioè, nel senso, da noi il saggio, storicamente, il professore lo scrive innanzitutto professore accademico, e poi lo scrive per misurarsi co con gli altri accademici in una lingua che meno comprensibile è, meglio è, perché allora vuol dire che è intelligente, no? Che sai le parole, esatto. Esatto, e lo mette poi nella determinata casa editrice che gli dà quel tipo di allure, diciamo, di posizionamento, eccetera. Ma il pubblico in tutta questa equazione è all'ultimissimo posto, no? Poi tanto al massimo puoi garantire un po' di acquisti del libro tramite il tuo corso, a cui obblighi. Poi arrivi a quelle cose grottesche che a me non sono mai capitate, ma che ho sentito tante volte raccontare, dei professori che vogliono il libro da firmare, no? Per assicurarsi che la copia non sia stata venduta o di seconda mano, diciamo, no? Ecco, rispetto a questa grande tradizione di saggistica proprio per pochi, volutamente per pochi, i libri come i tuoi, o anche quelli di Dario Bressanini, cioè, si inseriscono in tutt'altro discorso che io trovo. Tu prima dicevi, giustificavi un po' le cremine, il discorso degli supereroi, ma secondo me questo va benissimo. Cioè, nel momento in cui la scienza, eccetera, è rigorosa, cioè avere un approccio democratico pop, cioè, ma ben venga, perché altrimenti poi vediamo le aberrazioni che vediamo tutti i giorni, no? Se il sapere deve essere un campo di pochi chiuso in se stesso, poi dopo quei pochi, tra l'altro, degenerano, perché non è che siano santi neanche loro, no? E poi il sistema non funziona in generale. E sono d'accordo. No, quindi anche la dimensione on the road, perché poi sono anche libri molto, molto godibili, no? Quello mi piace, cioè anche andare nei campi, alla fiera dei cosmetici, no? Cioè una dimensione, perché poi spesso oggi si fa giornalismo dalla redazione, no? A me tempo fa mi ha chiamato un inserto di un grosso quotidiano. Il setto femminile fa, ci sarebbe da fare un reportage su sto tema. Faccio bene, quando vado? Fa no, non puoi andare, non ci sono soldi per andare. Cioè, tipo, faccio, che reportage devo fare? Ti mando le fotografie, mi ha detto. E Fai cielo. finta, fai finta di esserci andato. Ho detto, va bene, dai, figurati se lo faccio. Non l'ho fatto, ovviamente, cioè, No, ma. io ho sempre concepito i libri come, cioè, come se fossero dei documentari, ma è una cosa che fai anche tu in realtà, Sì. cioè quella intanto di andare fisicamente nei luoghi e poi di raccontare quello che vedi, perché insomma, a raccontare quelle quattro cose che sono i contenuti, cioè oggettivamente non è che devi per forza muoverti, no? Però non ci sono solo i dati, solo i contenuti, cioè c'è anche tutta una questione di, insomma, di ambiente, anche di sensazioni, di cose che impari sul campo. Noi molte cose di contronatura le abbiamo imparate andando in giro e parlando con gli agricoltori, perché sono cose che non trovi nei database, o non trovi le cose, magari sono voci, sono cose che poi verifichi, no? E che però magari ti danno l'idea per approfondire un qualcosa, per cui in questo senso sì, all'americana, senza i soldi degli americani, Sì, però esatto. perché insomma lì ti danno magari un anticipo di, non so, 50.000 dollari, Sì, no? almeno. Vai e ti fai la tua cosa, non so, come Quammen, no? Che dice, dopo 6 anni di ricerche ho scritto il libro. Noi Sì. queste cose non ce le possiamo permettere, se vogliamo che i libri diventino anche una fonte di guadagno, no? Sì. Vabbè, adesso non so, ma fino a qualche anno fa le firme top dei magazine, diciamo, high brown americani, per un pezzo potevano prendere anche 100-120 mila dollari. Diciamo, Da noi no. Da noi no. ovviamente hai del potenziale diverso anche proprio in termini di ricerca, di mezzi che puoi mettere in campo. Però andare a vedere le cose, che poi è il motivo, scusa, questo che poi io, per cui io adesso ne faccio poche di queste cose qui, perché poi se è una scommessa sul libro, che il libro deve vendere tanto per rientrare, diventa un po' più. Cioè, poi comunque anche i giornali. Quegli spazi che avevano prima adesso li hanno molto di meno perché vendono sempre di meno, eccetera. Però appunto andare è fondamentale perché anche per un discorso narrativo, le sfumature delle persone che incontri e poi anche per un discorso proprio di solidità dell'impianto, no? Perché
dire, tu sei una divulgatrice scientifica, una formazione scientifica, ma per me il pezzo sulla xylella, i pezzi sulla xylella, comunque quel tema è stato anche un viaggio come autore nel mondo della scienza in un certo senso. E vederlo incarnato su delle persone, eccetera. Poi dopo, ovviamente, ho dovuto studiare tutte le carte, eccetera. Ma faceva parte del viaggio, no? Cioè, anche capire a chi credere in un mondo che è nuovo. Come magari sarà successo voi invece, non sul tema scienza in generale, ma magari, non so, sul mondo del riso, Eh no? beh, Cioè, sì, vedere le esatto. persone, capire. Dopo un po' capisci quello che è affidabile, quello che ti sta Sì. spacciando delle informazioni per far fuori il suo nemico personale, no? Perché spera. Che è pieno di queste situazioni, no? Assolutamente. Però se non vai, se ci parli al telefono, se ci mandi, gli mandi una mail, come fai a capirle queste cose? Infatti non puoi, è la cosa bella di scrivere libri, cioè potersi permettere, che io non riesco a farlo in nessun'altra situazione, non posso decidere che, non so, per il mio profilo Instagram investo giorni e giorni, no, per andare a raccontare una cosa, perché non ne ho un ritorno economico, Certo. questo è il mio lavoro, per cui devo ovviamente tornare, per cui il libro diventa l'unica occasione per potersi permettere di fatto il divertimento di andare a fare la parte più di indagine, poi insomma, vabbè, indagine è una parolona, però comunque sì, va, di fatto di indagine, insomma, inchiesta, chiamiamola inchiesta alla report. Ma hai mai pensato a cose tipo Substack o Patreon, come si chiama, cioè, per prendere una parte della tua community e fargli dei contenuti a pagamento anche? No, ci sto pensando, anche perché, insomma, non piacendomi più i giornali, voglio raccontare cose, perché mi piace raccontare cose, è il mio lavoro, e vorrei farlo, per i fatti miei, no? Quindi i libri vanno bene, e sto ragionando anch'io su magari un podcast, sto ragionando su forme, non so, newsletter, queste cose. Dovresti fare il podcast, ma in generale anche queste forme Mi qua. piace, insomma, mi sono divertita molto. Ho letto uno dei miei libri, me l'hanno fatto leggere a me per fare l'audiolibro. Mi sono divertita molto, devo dire, anche se insomma non sono una lettrice professionista, però mi è piaciuto e boh, alla fine viene anche bene raccontato dall'autrice in persona. Per cui ho un po' di idee di questo tipo. Anche per produrre delle cose che alla fine interessano alla mia community, perché se stanno lì vuol dire che gli interessano, no? E credo che siano anche disposte a metterci dei soldi, visto che i libri li comprano, per cui insomma immagino che possa essere una cosa. Devo trovare un'idea che abbia un senso. Ecco, io vado molto avanti a idee e progetti che devono avere un inizio e una fine, se no non riesco a farli, sono molto dispersiva, per cui deve essere una Sì, cosa sì. che è molto, deve essere mo molto inquadrata, però No, il appena problema mi. della disintermediazione complessiva, cioè su un mercato come quello italiano, che è piccolo, no? Cioè le persone che parlano l'italiano nel mondo sono poche. E quindi questo è un po' il problema del disintermediare, però sicuramente è una direzione. Io quando viaggio meno per i giornali, per i motivi che ti dicevo prima, faccio più cose per il mondo del cinema, TV, serie, sviluppo. E fondamentalmente questo è quello con cui campo ai libri, ovviamente. Ho sostituito i giornali, devo dire, anche meglio dal punto di vista economico. Però mi dispiace non poter viaggiare e raccontare storie. Adesso è un momento in cui non si potrebbe fare comunque. Però era una parte bella che mi piaceva fare e vorrei continuare a fare. Quindi, però proprio per questo, dal punto di vista dei giornali, forse invece che fare il tipico inserto di quotidiano che ha dentro 80 micro storie, che nessuno guarda, no? Cioè, ma che tipo di consumo è anche quello dell'informazione? Fai quattro grandi storie fatte bene, curate, dove metti il budget che metteresti per farne 80 a caso, che uno copia e incolla una roba che ha trovato su internet e la mette là, e magari qualcuno lo legge, capito? E quindi. Però sì, secondo me non è. Nell'ambiente italiano non c'è la propensione al rischio, proprio zero. E quindi dovremmo organizzarci da soli, insomma, ma. Bene, cioè se non ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi, no? Siamo tutti un po' imprenditori di noi stessi, no? Come nella
descrizione di Facebook, no? È presente quando metti imprenditore presso se stesso. Sì, esatto. Però io Così. credo che se tu avessi detto, guarda, scrivo un libro anni fa su questi temi, andrà bene, nessuno così bene come sono stati i vostri, nessuno nel mondo dei giornali ci avrebbe mai creduto. Beh, ma Ma sono cose nessuno giuste. ci ha creduto, cioè noi, Ah, raccontami un po'. no, ma assolutamente, allora, contro natura l'abbiamo fatto perché c'era Dario, perché Dario comunque vendeva già molto bene e quindi è l'autore che vende, poi fai quello che vuoi, cioè quella era un po' l'idea. Io mi sono agganciata, però ero così un accessorio un po' inutile, anzi un problema per la casa editrice, perché i libri con due autori vendono meno dei libri con un autore solo, così ci è stato detto, e quindi era un problema. Dopo Contronatura, quando anche loro hanno visto che andava bene grazie a noi, perché insomma la casa editrice non ci ha investito niente da un punto di vista di visibilità, di promozione, insomma, ha fatto un paio di settimane, sono stati dietro e poi è morta lì, però noi insomma abbiamo continuato a martellare e quando hanno visto che andava bene, allora ci hanno chiesto, no, a entrambi a quel punto, ma volete fare qualcos'altro? E io avevo già un po' quest'idea delle cremine e mi hanno detto, ma no, ma dai, ma figurati, no? Poi è un mercato femminile, le donne non comprano i saggi scientifici, c'è questa idea, no? Che è un mondo maschile, quindi è inutile. Per cui io ho preso la mia idea e boh, un po' demoralizzata, no? Ho smesso. Poi a un certo punto, Chiare Lettere stava cercando un qualcuno che facesse come Bressanini, ma in ambito pulizie, quindi più robe per la casa, quindi non cucina, ma insomma tutto quello che gira intorno. E io gli ho detto della mia idea delle cremine. E lì mi ha detto: ma sì, se riesci a fare qualcosa anche di un po' maschile, quindi magari ci metti dentro, non so, il dopobarba e i prodotti per far crescere i capelli, va bene, perché non deve essere percepito come un libro femminile. E gli dicevo: guarda che insomma, le femmine non è che sono sceme, cioè magari non comprano i vostri libri perché non gli interessano, perché pensano che non gli interessi, però proviamo a vedere se magari questo lo comprano. Per cui alla fine l'ho fatto, ma non ci credeva nessuno che avrebbe venduto. Cioè, era una cosa, cioè, vabbè, facciamolo, no? Quando vendi 2000 copie siamo contenti, no? E Sai poi è che andato mi fa molto bene. specie questa storia perché è l'esatto contrario di quello che è successo a me con il mio ultimo romanzo. Mi ha detto, ma romanzo troppo maschile, gli uomini non leggono romanzi. Romanzi, è vero. Dice, vabbè, ma qual è il problema? Cioè, cosa, no, del genere, no? Cioè, io gli avevo detto, ma mettiamo anche non so, la copertina rosa, cioè parlo di cosmetici, no? Bah, insomma, vediamo, magari, ma insomma, se riuscissi a fare un'apertura, a non parlare come parleresti alle tue amiche, ma io sono fatta così, cioè io parlo così, non... è un libro che parla di cosmetici, e i cosmetici c'è poco da fare, cioè li comprano principalmente le donne, cioè possiamo raccontarcela, però così, E cioè. quindi alla fine quante coppie? Quante copie sono? Bah, ho superato le 30, credo. Pensa, E, beh, sì, più o meno sì. E, insomma, che, non no, male. E che non. dovevano essere 2000, insomma, se andava bene. Sì, insomma, diciamo che è andata bene. E poi c'è tutto invece il mondo della divulgazione, quella un po' più alta, no? Quella dei saggi di cui Sì. parlavi tu prima, che lì mi. Cioè, ma me, ma anche Dario, cioè, ci considerano veramente come quelli bassi, non so, quelli che si Sì. occupano delle sciocchezze, no? Delle cose piccole. No, insomma, c'è la divulgazione alta e poi ci sono quelli che appunto che hanno il grembiulino, no? Ecco, siamo un po' percepiti così. Chi se ne frega, cioè, detta No, però proprio. sociologicamente me l'aspettavo, ma solo perché conosco l'ambiente, ma è sociologicamente interessante, ma è veramente sciocco, no? Ma sì, poi non è, appunto, non è un problema, nel senso che poi alla fine la divulgazione la fai, cioè scrivi libri perché siano letti, almeno io li scrivo perché vengano letti, Certo. non ho studenti a cui imporli, per cui le Esatto. persone li devono comprare, no? Però è capitato, no? Sai, in certi premi, no? Dove magari arrivi in finale di vedere poi, beh, però insomma non è un libro alto, cioè, capito. Ma lì c'è il problema, il famoso
paradosso di Aranzulla, non so se è presente il tecnico, che lui è molto odiato da tutti i tecnici informatici perché li ha messi fuori mercato, no? Perché prima il vecchietto che non riusciva a aprire la mail andava da loro e diceva: "Ah, c'è un problema gravissimo col mouse, sono 100 euro", Esatto, adesso non c'è nulla che te lo ricordo. apre. Adesso. Comunque, no, ma è tutto molto divertente Ha alla fine. eliminato il mercato. No, vabbè, però in realtà, insomma, vita quotidiana, questo mestiere è anche questo, no? E poi a me colpisce sempre quanto. Poi nella letteratura è ancora peggio, perché tu fai già dei numeri, insomma, che per il mercato italiano, ma in assoluto, ma poi per il mercato italiano in particolare sono abbastanza importanti, importanti. Ma nella letteratura la gente si accoltella per il nulla, cioè è molto, molto triste da vedere. Cioè, per il nulla dico come giro d'affari, no? È abbastanza divertente e anche un po' triste alle volte da vedere. Vabbè, comunque, insomma, fa parte dell'esperienza di vita, no? Che è al centro della scrittura. Va bene, dai, senti, quanto abbiamo fatto qua? Sì, direi che ti posso lasciare andare. Cosa farai adesso? Cucinerai cose tradizionali, immagino. Tradizionali piemontesi, certo. Va bene. C'era la strada della polenta che mi aveva colpito. Polenta. Ah, la polenta come tra Perché come sì, era fatta come diversamente prima, no? Lasciaci con questa, allora, dai. la polenta noi per noi la polenta è mais, quindi è quella gialla. In realtà esisteva fin dai tempi del Medioevo un piatto che era fatto appunto l'equivalente della polenta, ma fatto con farine di altro tipo, miglio, quindi cose così. Quando è arrivato il mais in Italia, quello che è stato fatto è stato quello di integrare l'innovazione, perché il mais era l'innovazione, era quell'alimento portato, no, da fuori all'interno della tradizione, cioè la polenta che è fatta col miglio probabilmente faceva schifo, perché mi immagino che insomma non sia sta roba prelibata, e ci hanno messo il mais e hanno creato insomma, il piatto che adesso viene considerato tradizionale, però è nato da uno stravolgimento di una ricetta tradizionale, e moltissimi piatti e preparazioni sono state modificate anche pesantemente, no? Con l'arrivo di nuovi ingredienti. Sono state create dal nulla o cose, non so, Dario, non so se l'ha fatto in un libro, forse sul blog o da qualche parte, un video, comunque da qualche parte l'ha fatto, ha raccontato la storia della carbonara, no? Che Ah sì, è tu stai a carbonara. Roma, no? E cioè, il piatto per antonomasia, no? Della tradizione romana, in realtà è un'invenzione americana, cioè per cui Su ci cui la sono gente oggi si queste accoltella e ha messo la pancetta dove mettere il guanciale, il pepe. In origine, perché è nata appunto con i militari americani che avevano dietro le razioni, no? E quindi avevano il bacon. Per cui il concetto di tradizione in realtà è molto poco tradizionale. Abbiamo una memoria per questo tipo di cose che è molto breve, che corrisponde alla nostra vita, magari a quella dei nostri genitori, insomma andiamo dietro di una, due generazioni, ma non di più, no? Per cui consideriamo tradizione ciò che in realtà poi, se tu lo guardi nel complesso della storia, è un niente, per cui no, sono storie carine, interessanti Va da raccontare. bene, dai, allora ti saluto su questa, ti ringrazio del tuo tempo e soprattutto, insomma, credo il messaggio importante sia di rispettare l'intelligenza in movimento e non stare sempre fossilizzati come ogni tanto ci capita, no? Soprattutto in questo paese. E grazie Beatrice, nella descrizione del podcast sia video che audio trovate link ai tuoi libri e alla prossima allora. Grazie mille. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao.